Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo modulo del nostro laboratorio dal basso, Startup Sociale. Alcuni di voi hanno già partecipato al primo, quindi già ci conosciamo, altri invece vengono oggi per la prima volta. Io sono Bruno e sono un membro di Sintesi, Strategie per l'Innovazione Sociale, che è l'associazione promotrice di questo laboratorio dal basso, insieme a 8 partner di cui oggi ho scritto il nome, onde evitare di dimenticarne qualcuno, che sono le officine Cantelmo che ci ospitano quest'oggi, le manifatture CNOS che ci hanno ospitato nel corso del primo modulo, e poi su un project formicaio, vulcanicamente, ZEI, Spazio Sociale, Link Lecce e Arci Lecce. Sintesi è un'associazione di promozione sociale che si occupa di supporto e accompagnamento per il non profit e l'impresa sociale. Tra le nostre attività ci sta l'attività di formazione e il laboratorio dal basso di oggi rientra in questa attività. Startup Sociale ha l'obiettivo essenzialmente di offrire ai partecipanti un'occasione per comprendere il mondo dell'impresa sociale, riflettere e acquisire delle tecniche e delle metodologie per ideare, progettare e avviare un'impresa sociale. Il modulo di oggi si basa sulle tecniche di business modeling, quindi come appunto passare dall'idea al progetto di impresa sociale. Nel corso del primo modulo abbiamo ragionato sull'impresa sociale e abbiamo cominciato a ideare possibili opportunità per creare le imprese sociali qui sul nostro territorio o altrove. Oggi e domani vedremo come far passare, strutturare questa idea in un piano di business utilizzando alcuni strumenti, tra cui il Business Model Canvas. Il nostro formatore di oggi è Stefano Supino, ricercatore universitario all'Università di Cassino, all'Università di Urbino e all'Università di Roma, con esperienza a Strasburgo, eccetera, eccetera, eccetera. Lui probabilmente vi fornirà più informazioni nel proseguo, consulente di impresa e formatore. Non aggiungo altro, lascio la parola a Stefano perché Grazie. siamo pronti a cominciare. Ok, possiamo partire? Allora faccio una brevissima introduzione su chi sono io, su quello che faccio sostanzialmente. Allora, mi chiamo Stefano Supino e vivo in due paesi di provincia, tra Rio Formia in provincia di Latina e Attalacco in provincia di Pesaro, quindi mi sposto molto nella mia vita. Sono docente di Entrepreneurship e Innovation e Economia Industriale all'Università di Cassino, dove sono anche responsabile della formazione imprenditoriale presso l'Imprendilab della stessa università e poi insegno Economia Industriale all'Università di Roma La Sapienza. Sono il CEO, si dice così, di Learn4Run, che è una società che fornisce servizi di consulenza per imprese in fase di start o di restart, e sono il cofondatore di MediCity.me, che adesso vi racconterò brevemente. Ho vari postdoc all'Università di Urbino Carlo Orbo, di Roma La Sapienza, di Cassino della Lazio Meridionale, di Strasburgo, l'Università Louis Pasteur, l'École de Management e la sezione MRTS del CNR francese. Ho un PhD in analisi economica, matematica e statistica dei fenomeni sociali e una laurea in economia all'Università di Roma La Sapienza. La mia carriera è stata essenzialmente negli ambiti della ricerca, con un focus sulle disuguaglianze, sulle politiche sociali, sul welfare state, sull'innovazione, l'imprenditorialità tecnologica e l'imprenditorialità sociale. Diciamo che questi sono un po' i miei ambiti di interesse, l'innovazione e la tecnologia da una parte e il sociale dall'altra. Si sposano queste due cose? Beh, in me si sono sposate abbastanza, poi insomma vediamo quello che viene fuori. Quindi una carriera nella ricerca, nella formazione e nella consulenza. Dal 2009 sostanzialmente aiuto chi ha intenzione di intraprendere o di intraprendere in ambito tecnologico e sociale a sviluppare modelli di business plan e strategie per migliorare la performance delle sue imprese. I miei studenti coreani mi chiamano Frankie Machine, poi vi racconterò perché insomma nella prossima puntata. Allora, che cosa faccio con Learn4Run? È una società di consulenza gestionale per imprese in fase di start-up o di restart. Un'impresa in fase di restart è un'impresa che sostanzialmente deve adottare delle strategie perché si trova quasi sempre ad un bivio, no? Tra la morte e la possibile vita. Di solito mi chiamano quando siamo già in presenza di qualcosa di freddo, sostanzialmente.
sostanzialmente, siamo già in assetto cadavere, però insomma proviamo un attimino a rianimarle. E, diciamo, qual è il centro di Lean 4 Run? Il centro di Lean 4 Run è l'applicazione dei metodi dell'evidence-based entrepreneurship, vale a dire dell'imprenditorialità basata sull'evidenza, sull'evidenza empirica, l'imprenditorialità basata sulle ipotesi. Sostanzialmente l'evidence-based entrepreneurship applica il metodo scientifico all'imprenditorialità. Quando parlo di metodo scientifico parlo sostanzialmente della formulazione di ipotesi che vengono sottoposte a test e che dai quali test può scaturire una sorta di valutazione, di validazione o meno dell'ipotesi che si sta testando. Questo è un po' il modo nuovo di fare impresa, un modo che si è diffuso negli ultimi 10 anni nella Silicon Valley e che è noto anche in maniera più volgare come Lean Startup, metodi dell'Lean Startup sostanzialmente. Mi occupo di business modeling, mi occupo di customer and product development, business planning, strategie di marketing, finanza per le startup e poi appunto svolgo con Lean 4 Run opera di training in workshop personali oppure come mentor sostanzialmente. E poi c'è la mia creatura, quella a cui tengo di più, che è MediCity.me, che aiuta chi ha a cuore la propria salute. Allora, cominciate a focalizzarvi un po' su questa cosa, perché questa è una roba importante, no? Qui io condenso quello che fa la mia impresa in pochissime parole. Voi dovrete essere capaci, alla fine di questo percorso, di fare una roba di questo genere. MediCity.me aiuta chi ha a cuore la propria salute a fruire dei servizi di cura e di prevenzione privati in modo facile, rapido e a prezzi accessibili. Lo facciamo attraverso un portale raggiungibile anche in mobilità. I servizi core che offriamo con questa startup sono quelli di prenotazione online di visite mediche specialistiche improntate alla logica del last minute o dell'H24 box. Sei una macchina, vai in un garage per 24 ore e ti rimettono a posto, ok? Questa per noi dovrebbe rappresentare una grossa novità nel mondo della salute, no? Pensate a tutti quei genitori che hanno bisogno di portare, a tutte quelle persone che hanno bisogno di portare i propri genitori a fare delle visite mediche e insomma cominciano questa diatriba di giorni, settimane, in mesi. Invece in 24 ore attraverso delle convenzioni che come portale stipuleremo con cliniche operatori della sanità privata, riusciamo a offrire tutto questo servizio nel giro di 24 ore. E poi c'è l'agenda prevenzione, che è un altro servizio che abbiamo creato, che sostanzialmente permette a un utente che si è profilato sulla piattaforma, in base a una serie di questionari che rimandano a caratteristiche personali, stili di vita, patologie pregresse, problemi di natura cronica, familiarità con alcune patologie, di avere una profilazione in termini di percorso preventivo, quindi una serie di analisi che una persona, di analisi, di accertamenti che una persona fa nel corso della sua vita. Ad esempio, quarantenne sportivo che va a correre, ha bisogno di fare un elettrocardiogramma sotto sforzo ogni anno. Che cosa succede? Che ogni volta che praticamente c'è la disponibilità da parte di una struttura privata che si trova nelle sue diciamo così, vicinanze di offrire questa prestazione ad un prezzo calmierato, questa prestazione viene traslata al paziente. Ok? Questa è un po' la nostra idea di business, e ci stiamo lavorando, in questo momento abbiamo vinto un concorso per startup di Confindustria in provincia di Pesaro e siamo stati incubati da J-Cube, che è un incubatore che sta a Iesi. E insomma con MediCity.me vogliamo fare anche impatto sociale, che è un'altra parola che dovrete abituarvi nel corso di queste lezioni a masticare, ok? Noi siamo una for business con un impatto sociale, perché le prestazioni vengono offerte a dei prezzi calmierati. Significa prezzi inferiori del 30% rispetto a quella che è la media del mercato privato. Okay? Questo è il nostro modo di fare impatto sociale. Cerchiamo la sostenibilità economica. Cerchiamo la sostenibilità economica, che è essenziale in qualsiasi impresa sociale, e questa sarà una delle cose su cui io vi martellerò. Ok? La sostenibilità economica finanziaria. Come si dice, senza soldi non si cantano messe, è proprio il caso specifico. Se volete fare impresa sociale, la vostra impresa deve essere prima di tutto sostenibile dal punto di vista economico finanziario. Ok? La mia domanda quando un imprenditore sociale viene da me con delle sue idee magnifiche, bellissime,
la mia domanda è sempre la stessa: tu cosa mangi? E lui mi risponde: no, io mangio in una maniera abbastanza equilibrata, ieri ho mangiato. No, tu cosa mangi? Ok? Come nutri la tua azienda? Come fai a trovare la sostenibilità economico-sociale, che è fondamentale? Come restiamo? Prego. Assolutamente. Allora, quando parlo di sostenibilità economico-finanziaria, parlo sostanzialmente di un'azienda che riesce a sopravvivere, ok? Che è un problema sempre più rilevante nell'ambito delle imprese sociali. Come si sopravvive? Si sopravvive tenendo i conti in ordine, si sopravvive facendo profitto, ok? E reinvestendo naturalmente questo profitto in quelle che sono le tue attività. Questo è un punto essenziale che viene spesso trascurato dalle imprese sociali. Le imprese sociali sostanzialmente trascurano due elementi. Da un lato la sostenibilità economico-finanziaria, dall'altro lato, e questo è un altro punto centrale, l'impatto sociale. Viviamo in un'epoca in cui i donors, i finanziatori, siano essi etici o meno, di un'impresa, prima di darvi i soldi, vogliono sapere voi che cosa siete in grado di fare con questi soldi, ok? Questo significa che voi dovete, in un certo qual modo, essere pronti all'accountability. Significa che in un certo qual modo siete in grado di rendere conto di quello che fate con queste risorse. E il modo migliore per fare una cosa di questo genere, il modo migliore per avere accesso a queste risorse, consiste sin dal principio nell'avere una teoria del cambiamento sociale, una cosa su cui torneremo in seguito, della propria impresa, cioè entro in questo mercato, entro in questa particolare situazione, che tipo di cambiamento genero in questa situazione? Vado ad operare in una situazione in cui voglio, per esempio, contrastare l'abbandono scolastico, ok? Ma è una cosa fantastica, è una cosa bellissima. Dovresti però essere in grado di dirmi, in seguito alla tua operatività sul territorio, che cosa succede agli indici di abbandono scolastico? Cioè tu devi essere in grado di dirmi, sin dall'inizio, io entrerò su questo territorio, farò la mia azione come impresa sociale e ridurrò, per esempio, il tasso di abbandono scolastico del 10%. Ok? Perché la accountability è importante per poter accedere alle risorse. Ricordatevi che viviamo in un mondo in cui le risorse si stanno sempre più restringendo, ok? C'è una cresciuta concorrenza da parte delle imprese sociali, perché c'è stato un incremento appunto di questo genere di imprese, e però le risorse, i cordoni della borsa si stanno restringendo. Allora, per riuscire a prendere queste risorse, per riuscire ad accaparrarsi queste risorse, bisogna essere molto bravi, bisogna avere una teoria del cambiamento e delle metriche di impatto sociale, ok? Allora, come restiamo in contatto? Ho un profilo LinkedIn, ho creato anche due gruppi su LinkedIn. Il primo gruppo è Lean Startup Italia, il secondo gruppo è Social Startup Italia. Vi associate, si fanno delle discussioni abbastanza interessanti. Facebook, Learn4Run, se passate da Roma, ho il meetup Roma su Lean Startup, e poi il mio sito che è in gestazione si chiama learn4run.it. Allora, quali sono gli obiettivi di questo corso? Che cosa voglio darvi? Voglio darvi sostanzialmente una serie di strumenti che siano utili a trasformare una business idea in un progetto di impresa coerente e integrato. Una serie di strumenti che sono fondamentali per perseguire anche l'innovazione, al di là della semplice distinzione tra innovazione di prodotto e innovazione di processo. Noi siamo abituati sostanzialmente a dividere l'innovazione in innovazione di prodotto e innovazione di processo, e quando va bene a dire che esiste anche un'innovazione di carattere organizzativo, ok? Questo è un po' quello che siamo abituati a fare. Uno dei grandi meriti, se vogliamo, di questa struttura logica che vi presenterò oggi, che appunto si chiama Business Model Canvas, uno dei grandi meriti di questa struttura logica è di aver reso evidente quello che tutti noi addetti ai lavori nel campo dell'economia, del management e dell'innovazione sappiamo, cioè che è possibile innovare al di là dei prodotti e dei processi. Un'impresa può innovare, per esempio, nella tipologia di relazioni che intrattiene con la sua clientela, relazioni che servono sostanzialmente ad accrescere, ad acquisire il numero di clienti, a mantenere i clienti, l'altro aspetto essenziale e fondamentale che le imprese dimenticano spesso, e a far crescere il numero dei clienti,
Un'impresa può innovare, per esempio, nei canali di distribuzione del prodotto, nelle modalità attraverso le quali distribuisce il prodotto. Un'impresa può innovare nelle partnership che sono necessarie ai fini, per esempio, della realizzazione del prodotto e del portare il suo prodotto sul mercato. Esistono tutta una serie di possibilità in cui si può essere innovativi. Ci sono forse più di 100 modelli dei ricavi, cioè di come si monetizza una proposta di valore, di come si monetizza la vostra offerta. Perché non provare ad innovare da questo punto di vista? E questo è un grande merito di questa struttura logica che avremo modo di discutere praticamente oggi. Altro obiettivo formativo è quello di indurvi a sviluppare delle competenze strategiche che sono necessarie per predisporre, analizzare e valutare un modello di business. E poi sviluppare un modello di business, che è quello che proveremo a fare domani nella sessione, come si dice, plenaria, congiunta, quando faremo i tavoli e quando ci divertiremo con i post-it e con il canvas. I materiali forniti sono delle slide in formato PDF al termine del corso, ci sono delle opzioni successive, come consulente posso aiutarvi nell'analisi e revisione del modello di business della vostra impresa e poi potete usufruire di un'offerta sull'extra consulting e mentoring, ok? Di 3 ore, di 6 ore, ma quello ne parliamo con chi può essere interessato. Allora, questo è un po' quello in cui credo, con riferimento, tutti i disegnini li ho fatti io, quindi almeno questo potete apprezzarlo, no? Cioè, allora, in cosa credo? Credo nella progettazione, credo nella riflessione, credo nell'iterazione e credo nell'azione, che sono secondo me i 4 momenti topici che vanno, diciamo così, coltivati quando ragioniamo sui modelli di business. Un'impresa, soprattutto in una fase iniziale, soprattutto in una fase di avvio, è sostanzialmente una creatura fragile, ok? In una fase di avvio tutto quello che avete sono soltanto delle ipotesi su come possa funzionare la vostra impresa. Nessuna di queste ipotesi è validata, ok? Che cosa significa che nessuna di queste ipotesi è validata? Significa che molto spesso voi avete una visione, quando poi cominciate a lavorare sul vostro business vi accorgete che la vostra visione è un'allucinazione, ok? Perché quello che per esempio voi pensate possa essere il problema dei clienti a quello che voi pensate possa essere la soluzione a un problema dei clienti, la vostra soluzione, beh, non è il problema di quei clienti. E allora il vostro business svanisce. Ok? Questo è un punto essenziale. Considerate che tutto quello che avete in un momento iniziale sono delle ipotesi di cui dovete cercare la validazione. Voi avete delle ipotesi, per esempio, sui beneficiari. Su quello che faranno i beneficiari in seguito al vostro apporto. Poi andate ad operare nella realtà e vi accorgete che non è così, che ai beneficiari magari non gliene frega assolutamente niente della vostra proposta di valore. Ne ho tantissime di storie da raccontare da questo punto di vista, no? Nell'ambito dell'evidence-based entrepreneurship, uno degli insegnamenti fondamentali è quello di non stare nel vostro ufficio, ma di uscire fuori. Di uscire fuori, di avere a che fare realmente con i clienti, di avere a che fare realmente, nel caso di un'impresa sociale, con i beneficiari, di entrare nella vita dei beneficiari, di passare una giornata nella vita dei beneficiari, per capire che cosa fanno realmente, quelli che sono i loro reali problemi, quelli che sono i loro possibili benefici che possono derivare da quella che è la vostra azione. Ok? Ci sono tante storielle abbastanza simpatiche da questo punto di vista. Per esempio, problema della denutrizione. In alcune periferie urbane delle grandi metropoli, ok? Che cosa facciamo? Ma considerate che nel mondo ci sono circa 4,4 miliardi di persone che sono la base della piramide e che vivono con meno di $2 al giorno, ok? Di questi 4,4 miliardi, 1,6 miliardi non hanno ancora l'energia elettrica. Un problema enorme, delle grandissime opportunità dal punto di vista imprenditoriale. Ok? Grandissime opportunità dal punto di vista imprenditoriale. Ma
Dovete conoscere il cliente, dovete conoscere il beneficiario, realmente che cosa fa il beneficiario prima di fare una qualsiasi azione. Esempio, il problema dell'acqua, il problema della depurazione dell'acqua. Questo imprenditore si inventa questo macchinario fantastico che riesce a depurare l'acqua, un macchinario, diciamo così, autonomo, che riesce a depurare l'acqua. Piazza questo macchinario dove? Nel villaggio, vicino alle case, ok? Ma il macchinario non viene utilizzato. Perché il macchinario non viene utilizzato? Il macchinario non viene utilizzato per una ragione molto semplice, perché il macchinario spezzava una sorta di circolo virtuoso della socialità. L'unico momento in cui le donne del villaggio avevano la possibilità di poter stare insieme, di poter parlare tra di loro, era il momento in cui andavano a prendere l'acqua al fiume. Ok? Spezzando tutto questo, tu impedisci questo momento di socialità che per loro è fondamentale. E quindi quella che è la tua soluzione non è in realtà un loro problema. Ok? Per questo si insiste molto nell'ambito di questi metodi che insegniamo da circa 10 anni a questa parte, si insiste molto nel contatto con il cliente e nel contatto con il beneficiario, per cercare praticamente di capire quali sono le reali problematiche del cliente e le reali problematiche del beneficiario. Diamo in una situazione, un conto a poi abbiamo detto 4,4 miliardi di persone che vivono con meno di 2 dollari al giorno, problemi di denutrizione dei bambini in queste grandissime metropoli. Allora che cosa facciamo? Gli diamo un po' di soldi, gli diamo un po' di soldi perché noi pensiamo che con questi soldi loro compreranno il riso. Ok? Risultato, gli diamo un po' di soldi, facciamo le analisi a questi bambini dopo 4 mesi dall'introduzione di questa politica. Risultato, gli indicatori sono rimasti invariati. Che cosa ci fanno questi con questi soldi che gli davamo, con questi 50 centesimi che gli venivano dati e che secondo noi dovevano servire per comprare il riso? Che cosa ci fanno? Ci compravano le caramelle, ok? Cosa significa questo? Significa che non abbiamo capito il nostro cliente, significa che non abbiamo capito il beneficiario della nostra politica. Ci compravano le caramelle, pensate al valore di una caramella, pensate al valore di una caramella rispetto al riso che gli consentiva magari di aumentare, diciamo così, di ridurre la denutrizione. Pensate però il valore della caramella, che cosa può significare questa cosa, no? È interessante questo, no? E ci spinge un po' appunto a stare nelle giornate dei beneficiari, a conoscere quelli che sono i nostri clienti. Allora, una premessa a tutto quello che faccio, l'impresa sociale. Che cos'è l'impresa sociale dal mio punto di vista? Dal mio punto di vista, l'impresa sociale è un'attività imprenditoriale che è incentrata sulla produzione o sulla vendita di beni o sull'erogazione di servizi, che ha il duplice fine, mettetevi bene in testa questo, il duplice fine di generare ricavi sul mercato e raggiungere o contribuire al raggiungimento di finalità sociali e o culturali e o ambientali. E chi è l'imprenditore sociale? L'imprenditore sociale è un individuo che, indipendentemente dal settore in cui opera, utilizza delle tecniche di gestione imprenditoriale e implementa delle strategie di ricavo che sono incentrate sul mercato al fine di conseguire soluzioni sostenibili ai problemi sociali e o culturali e o ambientali. Per definizione, in quanto imprenditori, imprenditori to cure nel settore del business o imprenditori nel settore sociale, siete vincolati. Ok? Siete vincolati in termini di risorse. Chi è l'imprenditore? L'imprenditore è colui che ha una visione che non si lascia spaventare dall'assenza di risorse, ok? Ma che è teso al perseguimento di questa visione. Questo è l'imprenditore. È colui che fa davvero qualcosa con mezzi scarsi, ok? Riesce a trovare il modo di movimentare queste risorse. L'imprenditore sociale è differente dagli imprenditori tradizionali. Perché l'imprenditore sociale è differente dagli imprenditori tradizionali? Perché le sue strategie di earned income sono legate direttamente a quella che è la sua missione.
L'imprenditore sociale è differente perché la sua proposta di valore, che è una parola, diciamo così, una parola che utilizziamo per dire quelli che sono i beni e servizi che voi offrite sostanzialmente. Quando parlerò in queste lezioni di proposta di valore mi riferirò a quelli che sono i beni e servizi che voi offrite. La sua proposta di valore è mista, ok? La sua proposta di valore è improntata ad una combinazione bilanciata di rendimenti finanziari da un lato, sociali, ambientali o culturali dall'altro. Ok? Di solito, scusate, un imprenditore sociale ha sempre una duplice proposta di valore. Una proposta di valore che è rivolta ai beneficiari, che sono colui che si avvantaggiano della sua azione, e una proposta di valore che è rivolta ai suoi donors o ai suoi finanziatori. Ok? Deve offrire qualcosa da un lato ai beneficiari della sua azione, dall'altro a tutti coloro da cui lui trae dei finanziamenti. Ok? Questo significa che il mestiere dell'imprenditore sociale è difficile, molto difficile. Terzo punto, l'imprenditore sociale valuta il suo successo in termini dell'impatto che ha sulla società, così come in termini di profitto e di rendimento dell'investimento. Avete mai sentito parlare di capitale paziente? Ci sono delle istituzioni finanziarie molto orientate al sociale che prestano a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. Si tratta del cosiddetto capitale paziente. Ma il capitale paziente in ogni caso gli rivuole poi quei soldi indietro con gli interessi, ok? Quindi come imprenditori sociali voi dovete valutare il vostro successo sia in termini di impatto sia in termini di rendimento dell'investimento. Un'impresa sociale svolgerà costantemente un'azione di bilanciamento. Da un lato c'è la missione economica o sociale o culturale o ambientale e dall'altro c'è la necessità di mantenere il business sostenibile. La miscela, come dico sempre, non è per nulla semplice, ma se aspirate ad avere impatto sociale, occorre che l'impresa abbia anche un suo senso dal punto di vista economico-finanziario. Allora, perché utilizziamo questo approccio del business model canvas? Perché questo approccio del business model canvas ci piace così tanto? Allora, quando si fa impresa, quando si avvia un'attività imprenditoriale, ci si dibatte solitamente tra due logiche. La prima logica è quella il primo approccio è quello del business plan, il secondo approccio è quello del just do it, ok? E vediamo perché quella dei modelli di business è un'alternativa complementare. Allora, come trasformiamo una business idea in un'impresa? Ci sono due estremi. Il primo estremo ti dice metodo, metodo, metodo. Che cosa devi fare? Devi redigere un apposito business plan. Il secondo estremo ti dice azione, azione, azione. Avvia l'impresa senza alcun problema, buttati nella cosa che stai facendo, comincia dal primo giorno a trasformare quella che è la tua visione in qualcosa di reale. Ok? Quali sono i vantaggi del business plan? Il business plan è uno strumento fondamentale dal mio punto di vista. Perché? Perché sostanzialmente vi dà abitudine al rigore, perché mette in contatto molte persone che non hanno mai avuto a che fare con i principi fondamentali del fare impresa, con la logica di un'impresa. Ok? Il business plan che cos'è? Non è nient'altro che la simulazione di un'attività imprenditoriale in vitro. Ok? Nel business plan c'è infatti un piano operativo, nel business plan c'è infatti un piano marketing. Redigendo questi piani marketing, redigendo questi piani operativi, voi entrate nell'impresa, cominciate a padroneggiare quello che è un determinato linguaggio che si utilizza. Ok? Farete il piano marketing, vi occuperete di posizionamento, del mix, prodotto, prezzo, posizionamento, no? Cominciate a entrare in sintonia con questi termini che sono fondamentali nell'imprenditorialità. Cominciate anche a padroneggiare delle aree che sono fondamentali, che dovete conoscere, delle aree che non sono praticamente semplici. Fare strategia non è per nulla semplice
ipotizzare un percorso strategico per un'azienda non è per nulla semplice. Quindi uno dei vantaggi nel business plan è questo, l'abitudine al rigore. Un altro vantaggio è il business plan è un veicolo di finanziamenti. Se vai in banca non puoi andare in banca con questa roba qui. Già non ci puoi andare normalmente. Figuriamoci se ci vai con una roba di questo genere. Ti ridono dietro. Quello che ti chiedono è un business plan. Quello che ti chiedono è un business plan con una proiezione finanziaria a 5 anni. Ok? Dove tu simuli quello che succederà nei prossimi 5 anni. Una cavolata, no? Ovviamente una cavolata, no? Cioè, gli unici che facevano... L'Unione Sovietica faceva i piani e insomma, vi ricordate come andare a finire, no? Quindi, da questo punto di vista è una cavolata, però c'è questa idea che questa abitudine al rigore, questa abitudine a ragionare sulle cifre del vostro business, vi possa dare rigore e possa essere uno strumento utile perché ci farà capire qualcosa sulla vostra azienda, se la vostra azienda è profittevole o meno, e se a me come finanziatore può andare, diciamo così, l'idea di darvi dei soldi. Ok? Poi, insomma, non sono io. Poi è un iPad, preso pure io. No, è un iPhone, ok. Quindi, diciamo, il business plan serve, è un male necessario nella vostra vita. Se farete un'impresa, vi troverete a redigere un business plan. Quasi sicuramente vi troverete a redigere un business plan, ok? Poi, i business plan sono, insomma, bene o male, quelli fatti bene sono tutti uguali, no? Sono tutti uguali, sono più o meno fatti allo stesso modo e quando andate a vendere, delle robe, la cosa che si nota, allora c'è la famigerata curva del cash flow, no? Allora quello che vedete nella maggior parte dei business plan che ho visto, c'è sempre questo mondo magnifico, che è un mondo fatto così dal punto di vista dei flussi di cassa, no? Una breve, piccolissima depressione iniziale e poi si parte verso dei flussi di cassa positivi e fantastici, ok? È una cavolata, ok? Una roba di questo genere è una cavolata. La realtà di cosa è fatta? La realtà è fatta di un periodo iniziale che è fatto invece così. E poi non si sa se va a finire così. In un caso su mille avete una roba di questo genere. La realtà è fatta di questo, la realtà è fatta di una depressione profonda in cui nei periodi iniziali della vostra azienda voi bruciate cash, bruciate soldi, come se li buttaste dalla finestra. I primi tempi di un'azienda sono sostanzialmente così, no? Se ti affacci da una finestra i soldi li butti giù, è la stessa identica roba, ok? Cosa si valuta spesso e volentieri nel business plan? Si valuta la consistenza del team, ok? Molti venture capitalist dicono una delle grandi verità è: preferisco un team A con un'idea B a un team B con un'idea A. Perché? Perché so che il team A, il team fatto di persone eccellenti, è in grado di iterare, è in grado di cambiare in corsa, che è un'altra delle caratteristiche più importanti che voi potete avere come imprenditori, ok? La capacità di cambiare in corsa. La capacità di mettervi costantemente in discussione, ok? La capacità di accettare le batoste del mercato, ok? Non ragionate, sono molti imprenditori che sono di coccio, no? Ma in teoria va tutto bene. Cioè, allora, qual è il corretto modo di procedere, no? In teoria va bene, peccato che non funzioni in pratica, no? Poi c'è l'imprenditore di coccio che dice: in teoria va bene, la pratica si adeguerà. Il che non succede quasi mai, ok? Non succede quasi mai che la pratica si adegua, ok? Però in tutto questo il business plan è un documento utile. Il grosso svantaggio del business plan è la paralisi analitica. Non potete stare un anno a fare un business plan. Ma conosco casi di questo genere, ok? Perché sono documenti difficili da redigere, perché sono documenti che si nutrono di analisi di mercato,
Il mercato dovete conoscerlo, perché quando vi trovate a redigere un documento di questo genere dovete essere in grado di dire delle cose sul vostro mercato, quindi dovete fare delle ricerche di natura primaria, delle ricerche di natura secondaria, insomma un documento che porta via del tempo, 4-5 mesi ve li porta di sicuro, ma può indurvi ad una sorta di paralisi analitica. C'è poi l'altro approccio è quello del just do it, ok? Noi facciamo e vediamo quello che succede. Risultato, vedete quello che succede. Ok? Sistematicamente vedete proprio quello che succede. Quali sono i vantaggi del non redigere un business plan e buttarsi immediatamente nella mischia? Beh, un vantaggio è quello di avere un ciclo breve di scoperta, di apprendimento e di iterazione. Questa cosa non funziona? Me ne sono reso conto subito? La cambio. Ok? Ho appreso che questa cosa non funziona? La cambio. Qual è lo svantaggio del non avere un minimo di piano? Lo svantaggio di non avere il minimo di piano è un caos totale. E già una startup di per sé è una natura, ha una natura caotica. Una startup è una sorta di roller coaster sostanzialmente, no? Oggi stai per uscire dal mercato, domani arriva quello che invece ti dà 10.000 euro, poi c'è la vecchia nonna che è morta e ti ha lasciato un po' di soldini di eredità e tu puoi continuare a bruciare soldi, no? Ok? Oppure riesci ad avere un partner importante, insperato. Una startup è una sorta di montagna russa continua. Il non avere un piano rende le cose ancora più difficili da questo punto di vista, ok? Andate in pieno caos. Allora, ci dobbiamo dibattere per forza di cose tra la cogitazione da una parte, stiamo lì a scrivere, a fare questo business plan, a fare le nostre analisi di mercato. No, ma è uscito un altro rapporto. Mi ricordo nei primi tempi in cui ci occupavamo di redigere questo business plan per Medicity. Insomma, no, ma dobbiamo. No, ma è uscito un altro rapporto. No, ma guarda, questo dice che sono 5 milioni di italiani. No, quest'altro dice che sono 7 milioni. E sì, passano i giorni, passano i giorni, passano i giorni e passano i giorni, no? E poi c'è appunto l'attivazione. Dobbiamo dibatterci tra questi estremi? No. Esiste oggi la possibilità di adottare un compromesso. E questo compromesso è rappresentato da questo schema logico, ok? Grazie a questo schema logico possiamo non sprecare tempo nel raffinare delle idee e delle ipotesi affascinanti che non sono però né scalabili né sostenibili. Ok? E vi spiegherò che cosa significa scalabilità e sostenibilità. Scalabilità, ripetibilità e sostenibilità. Possiamo non sprecare tempo. L'ipotesi può essere bellissima, possiamo avere un'incredibile visione, ma immaginate che cosa significa passare un anno a lavorare sulla vostra visione d'impresa e poi accorgersi dopo un anno, quando mettete in opera questa impresa, che la vostra visione è un'allucinazione. Ok? C'era un'azienda che è un caso famoso da questo punto di vista, no? Un anno a lavorare su questo cavolo di business plan e poi a fare questi fantastici. Queste fantastiche piste di ghiaccio sintetico per il pattinaggio. Risultato, mettono in opera la pista con il ghiaccio sintetico per il pattinaggio. Non le compra nessuno perché alla gente piace pattinare sul ghiaccio, ok? Non sulla pista sintetica, no? Allora. Saranno loro, sono sopravvissuti, dici? Comunque, allora, quindi diciamo che da un lato c'è questo, dall'altro potete non procedere a tentoni commettendo ulteriori errori, perché se adottate l'approccio just do it, in realtà procedete a tentoni. Allora, modelli e modelli di business, ok? Sulla terminologia dobbiamo chiarirci un attimo. Quando parlo di modello di business non mi riferisco al modello dei ricavi o al modello operativo. Se voi parlate con qualsiasi imprenditore, lui sa esattamente qual è il suo modello di business. Però non vi sa dare poi la definizione precisa, no? Mi sono trovato diverse volte a discutere di questo, no? Per molti il modello di business è essenzialmente come monetizzi. Come fai i soldi? Per altri è come porto i prodotti sul mercato, cioè non si capisce praticamente un tubo, quindi dobbiamo chiarirci un attimo sulle parole. Allora, parliamo
partirei un attimo prima dal concetto di modello. Che cos'è un modello? Un modello è una versione semplificata di un qualcosa che serve ad accrescere la nostra comprensione della realtà e che si utilizza in diversi campi teorici e applicati. Questo qualcosa può essere un oggetto reale o può essere un fenomeno reale, di solito un modello in scala. Ok? Che cosa significa un modello in scala? Abbiamo i modelli delle macchinette, ve li ricordate? Ok? Abbiamo i modelli matematici che servono a darci una visione di come può essere fatto il mondo, no? Nessuno di voi ha fatto economia. Noi ipotizziamo che la gente abbia determinati comportamenti tipici del consumo e sintetizziamo questi comportamenti che sono tipici del consumo in una roba che chiamiamo funzione del consumo, dove il consumo, scusatemi, è praticamente uguale ad una componente fissa più ad una roba che si chiama propensione marginale al consumo, che è una roba del tipo di un euro che hai come reddito, quanto spendi? 0,70 centesimi per il reddito, e questo è un modo di stilizzare il comportamento degli individui. Ok? Questo è un modello, è una versione a scala ridotta di come pensiamo funzioni la realtà. I modelli si usano dappertutto, no? Avete visto gli architetti quando fanno i plastici? Quello è un modello. Allora, con i modelli che cosa possiamo fare? Con i modelli possiamo comprendere meglio la realtà, con i modelli possiamo evitare degli errori costosi e con i modelli possiamo articolare delle risposte molto credibili a domande del tipo che cosa accadrebbe se, senza farlo realmente, che cosa accadrebbe ai miei conti, al mio fatturato, se vendessi il prodotto a 150 invece di 130? Meglio saperlo prima che saperlo nel mentre, no? Di qui l'importanza praticamente dei modelli. Allora, diamo la definizione di modello di business, ok? Che cos'è un modello di business? Mettetevi questa roba in testa, le slide dopo naturalmente ve le lascio. Io non mi piace fare slide con molte parole perché mi rompo le balle, però, insomma, dal momento che devo lasciarvele come materiale didattico, ho pensato che possa esservi utile avere molte parole che poi, insomma, spiegano bene come sono fatte le cose. Allora, un modello di business è un modello schematico che illustra in maniera sintetica e sistematica quelli che sono gli elementi essenziali su cui si basa un'attività imprenditoriale e in che modo questi elementi interagiscono tra di loro al fine di creare ed erogare valore per i propri clienti e trasformarlo in profitti, generando nel caso di un'impresa sociale un impatto sociale. Allora, la definizione che ci è stata data da Osterwalder e Pignet, che sono i due che hanno praticamente generato questa roba che si chiama Business Model Canvas, è: un modello di business descrive la logica attraverso la quale un'organizzazione crea, eroga e cattura valore. Fai soldi, in poche parole. La logica attraverso la quale un'organizzazione, un'azienda, crea valore, eroga valore e cattura valore, ok? I modelli di business si è sempre discusso a lungo in letteratura, prima di Osterwalder e di Pignet e del successo che hanno avuto con il loro libro Business Model Generation. Ci sono stati diversi libri, forse molto più sostanziosi di quello scritto da Osterwalder e Pignet. Uno è stato scritto da Johnson dell'Harvard Business School. E ci sono stati altri libri molto interessanti che vale la pena consultare. Un altro è stato scritto da Randy Komisar, che è un famosissimo venture capitalist della Silicon Valley. Un altro è stato scritto, adesso non mi ricordo, Ready forse si chiama l'autore. Insomma, c'è un sacco di materiale. Ci sono diversi libri che sono stati pubblicati dall'Harvard Business Press sui business model. E vale la pena di leggerli, vale la pena di non fermarsi a Osterwalder e Pignet, che però hanno avuto un grande merito, quello cioè di tirar fuori un template molto molto semplice, che è il template che andremo a utilizzare in questo corso, che vi permette di essere operativi sin dal primo giorno. Questo è un po' il vantaggio di questo,
di questo libro. Allora, l'idea sostanziale è che 4 macro aree e 9 elementi sono sufficienti a descrivere questa logica e che questa logica possa essere visualizzata attraverso questo template che si chiama Business Model Canvas. Ok? Quando parliamo però di impresa sociale, la mia idea è che vada aggiunta un'altra macro area e vadano aggiunti altri 2 elementi. L'altra macro area che va aggiunta è la macro area dell'impatto sociale e gli altri 2 elementi che vanno aggiunti sono i benefici sociali da una parte e i costi sociali dall'altra. Ok? Perché, belli miei, un'impresa sociale, quando fa impatto sociale, apporta dei benefici, ma può portare anche dei costi sociali. Ok? Quando si fa del bene, a volte le conseguenze inattese di questo bene possono essere il male. Ok? Esempio. Facciamo un esempio. Empowering, questa parola fantastica che si utilizza adesso delle donne nei paesi del terzo mondo. Facciamo un intervento con la nostra impresa sociale, come per esempio ha fatto Yunus con il social business nato in collaborazione con la Danone, in cui diciamo le donne diventavano dei venditori, no? Dei venditori di yogurt rinforzati, tra virgolette, dalla Danone per i bambini denutriti. La cosa interessante è questa, no? Noi facciamo empowering per queste donne. Allora immaginate queste povere donne che stanno lì a casa dove comanda il marito, no? E da un giorno all'altro queste diventano delle venditrici. Cosa significa che diventano delle venditrici? Si muovono di posto in posto, ok? Escono di casa, benissimo. Che magnifico impatto sociale positivo, Siamo riusciti a garantire un empowering di queste donne. Peccato che poi, quando tornano a casa, i mariti le crepano di mazzate. Ok? Allora, qual è il punto? Avete fatto un impatto sociale positivo, l'empowering delle donne. Qual è la conseguenza in attesa della vostra azione? L'incremento della violenza domestica. E queste sono cose di cui dovete tener conto. Ok? Sono cose su cui dovete ragionare ex ante. Quindi quando compilate un canvas per un'impresa sociale, chiedetevi se c'è anche questa componente, se c'è anche questo costo inteso sociale che può derivare dalla vostra azione. Ok? Allora, vediamo un po' queste componenti. Allora, il costo sociale è differente dal costo. Certo. Certo. Infatti, è una conseguenza dell'attività. Infatti è un'area che possiamo aggiungere sotto qui, ok? Qui ci mettiamo i benefici sociali e qui ci mettiamo i costi sociali, ok? È una conseguenza della tua attività. Incremento della violenza domestica come beneficio sociale o l'empowering delle donne come costo sociale o l'incremento della violenza domestica. Queste sono cose di cui voi dovete tener conto, ok? Ai fini della valutazione netta dell'impatto sociale, è una cosa di cui dovete tener conto. Allora, vediamo un po' quelle che sono le macro aree. La prima macro area è la macro area del valore, ok? La macro area del valore che è rappresentata dal blocco Value Proposition. La macro area del valore ha un profilo che discende dalla specifica proposta di valore. La proposta di valore è l'insieme dei benefici materiali e immateriali che scaturiscono dai beni e dai servizi prodotti che l'impresa offre alla sua clientela al fine di risolverne i problemi o soddisfare i bisogni. Ok? Ve l'anticipo, qui non ci mettiamo solo i beni e i servizi che offrite. Ma cosa ci mettiamo? Ci mettiamo i benefici. Ok? Quali sono i benefici che arrecate ai vostri clienti? Oppure quali sono i benefici, nel caso dell'impresa sociale, che arrecate ai vostri finanziatori o ai vostri donor. Ok? Che cosa gli sto dando fattivamente? Da un lato un bene, ma da un bene dovete cominciare a pensare, dovete cominciare a ragionare secondo una logica nuova. Ok? Che cos'è un bene o un servizio?
Che cos'è questo? Un microfono, no? Ok? Ma che cosa fa realmente questo per me? Qual è il beneficio che scaturisce a me dall'utilizzare un microfono? Amplifica la voce, quindi mi rende in grado di portare, per esempio, la mia parola al di là di tre persone, quattro persone che stanno qui davanti. Ok? Questo è un beneficio. Ok? Mi risolve un problema. Un microfono con un sistema di amplificazione mi risolve un problema. Qual è il problema? Che non devo mettermi le mani così a coppa e gridare per farmi sentire. Ok? Sta risolvendo un problema. E ricordate che quando siete dal punto di vista dei clienti, la gente non cerca prodotti. La gente cerca soluzioni a problemi. Ok? Una profonda verità nell'ambito del marketing, una profonda verità nell'ambito del marketing, forse è quello che secondo me è il principio fondamentale del marketing, è questo. La gente non compra prodotti, la gente compra soluzioni. La gente compra soluzioni a problemi, ok? Io non compro un trapano, se ci riflettete bene. Non compro un trapano di precisione. Io compro qualcosa che mi consenta di fare un buco di 0,3 mm. La gente compra il buco, non compra il trapano. Ok? Che poi questo problema, come farò a fare questo buco di 0,3 mm? Glielo risolvete col trapano, glielo risolvete con il raggio laser, con il raggio laser? Alla gente non frega niente se la soluzione è sostenibile per la gente dal punto di vista economico. Non gli interessa niente. Ok? Quindi la gente compra soluzioni e quindi nella macroarea del valore ci vanno i benefici che voi arrecate ai clienti, il modo in cui voi alleviate le pene di questi clienti. Questo ci va nella macroarea del valore. Da un lato i beni, che cosa è? È un microfono, dall'altro la possibilità di essere ascoltato in una sala a 40 metri di distanza senza dover gridare, questo è il beneficio. Ok? La macroarea della clientela. La macroarea della clientela dipende dalla configurazione di tre elementi sostanziali. Questi elementi sostanziali sono i segmenti di clientela, a chi è indirizzata la vostra proposta di valore. I canali attraverso i quali voi distribuite i vostri prodotti. Oggi abbiamo i canali web per la distribuzione dei prodotti. Veniamo da un mondo di canali fisici, ma oggi abbiamo i canali web. I prodotti, anche prodotti fatti di bit, vengono distribuiti oggi attraverso dei canali web, no? Oggi è cambiato tanto il concetto di prodotto. Prima si distribuivano prodotti fisici, no? In canali fisici. Oggi si distribuiscono prodotti fisici attraverso canali fisici, attraverso canali web. Pensate ad Amazon, no? Amazon distribuisce prodotti fisici attraverso un canale web, ma Amazon distribuisce anche prodotti non fisici, virtuali, l'ebook, attraverso un canale web, no? E poi ci sono le relazioni con la clientela. Il modo in cui voi vi interfacciate con la clientela per raggiungere tre scopi, che sono come faccio ad attirare i clienti, come faccio a mantenere i clienti, come faccio a far crescere i clienti. Le tre cose fondamentali che dovete fare, no? Quindi questa è la macroarea che include quella che, utilizzando un termine inglese, ne sto utilizzando pochissimi oggi, Bruno, vado bene, né parolacce né termini in inglese, quindi è la migliore. Vediamo quanto dura. Questo è il punto in cui voi scrivete quelli che sono i vostri canali di traction, di trazione, di traino della domanda. E poi andiamo avanti, c'è la macroarea infrastrutturale. La conformazione della macroarea infrastrutturale dipende dalle risorse chiave, dalle attività chiave e dalle partnership chiave che l'impresa rispettivamente impiega, intraprende e stabilisce a offrire, al fine di offrire i suoi prodotti e i suoi servizi. Ok? Qui ci va un po'
la sintesi di quella che è l'infrastruttura che vi permette di offrire questo a questi che stanno da questa parte. Questo è un po' il lato dell'offerta e questo è un po' il lato della domanda, ok? Qual è l'attività chiave, una delle attività chiave di una società di consulenza? Una delle attività chiave di una società di consulenza è il problem solving, ok? Qual è la risorsa chiave di una società di consulenza? Le teste, no? Le teste, attenzione, il fattore umano. Le teste, una delle risorse chiave è il capitale intellettuale, il capitale umano. Quella è una delle risorse chiave, ok? Qual è un'attività chiave di un'attività chiave di una fabbrica di scarpe? La produzione delle scarpe, no? Quindi vedete, a seconda delle tipologie di business cambiano le attività chiave, cambiano le risorse chiave, ok? Per fare le scarpe non ci vogliono gli ingegneri o gente con il dottorato in astrofisica, no? Pensate a quanto sono diverse, per esempio, un'azienda che fa biotecnologie rispetto ad un'azienda che fa scarpe, dal punto di vista delle partnership chiave, cioè delle aziende, dei clienti, dei fornitori con cui collabora per portare il prodotto sul mercato, delle attività chiave e delle risorse chiave. Sono diversissime, ok? E poi c'è la macroarea della sostenibilità finanziaria, della fattibilità finanziaria, la cui struttura deriva dal rapporto tra dalla sostenibilità del rapporto tra la struttura dei costi, e impareremo a distinguere i costi tra fissi e variabili, e il flusso dei ricavi che sono articolati per segmenti di clientela. E vi specificherò anche che cos'è un segmento di clientela, quindi una cosa alla volta. I primi, i costi, dipendono dalle risorse che l'impresa impiega e dalla funzione che l'impresa intraprende per trasformare i suoi input in output. Mentre invece i secondi dipendono dal valore che scaturisce da questa trasformazione. Allora, perché visualizziamo i modelli di business? Perché utilizziamo un approccio di questo genere? Perché otteniamo rapidamente un quadro complessivo e a grandi linee dell'impresa sotto esame? Perché riusciamo a vedere immediatamente quelli che sono i legami che intercorrono tra i vari pilastri di un'azienda. Questo è il primo punto. Perché acquisiamo una terminologia univoca e un linguaggio che comincia ad essere condiviso. Perché grazie a questo linguaggio, nell'ambito di un'impresa, team funzionali possono incontrarsi all'insegna dell'interdisciplinarità. Avete mai assistito ad una riunione aziendale in cui c'è il responsabile del marketing, il responsabile dell'ufficio tecnico, il responsabile delle operation? Ognuno parla il suo linguaggio, non si capisce nulla, ok? Ognuno parla con la sua terminologia e con il suo linguaggio. Uno dei grandi meriti di una roba di questo genere è quello di aver introdotto un linguaggio condiviso. Perciò riteniamo che questa sia una struttura logica interessante, perché ci permette di parlarci e di comprenderci. Perché possiamo considerare, come vi ho detto prima, l'innovazione al di là della semplice distinzione tra prodotto e processo? Perché una roba di questo genere vi dice, ma possiamo innovare nelle risorse chiave, nelle attività chiave, possiamo innovare nella proposta di valore, possiamo introdurre nel prodotto ulteriori caratteristiche, possiamo ridurre alcune caratteristiche del prodotto che vengono giudicate inutili dai clienti, possiamo innovare nei flussi dei ricavi, possiamo adottare un nuovo modello di monetizzare il nostro business. La Mercedes adesso, la Rolls-Royce adesso, i motori degli aerei, li noleggia, ok? Prima li vendeva, adesso li noleggia. La Hilti, che produce strumentazioni per carpentieri, idraulici, edilizia e cose di questo genere, adesso i suoi prodotti li noleggia, ok? Prima li vendeva. Poi si è accorta che ovviamente, dati i tempi duri, non c'erano più gli acquisti formidabili di una volta, la gente non tendeva ad essere al passo, i suoi clienti non tendevano ad essere al passo con i miglioramenti tecnologici che aveva fatto, anche perché un travano della Hilti costa 1.500-2.000 euro, e allora che fa? A un certo punto decide, noleggiamo i prodotti. È un grande cambiamento questo, no?
L'auto oggi si può anche non comprare, si può noleggiare. Zipcar fa sostanzialmente questo, no? Quindi cambiare il modello dei ricavi. Questa è un'altra delle possibilità, cambiare le strutture dei costi. Possiamo introdurre delle innovazioni in questo senso. Un altro vantaggio è che veramente qui potete costruire in vitro un'impresa in un giorno. Ok? E potete rendervi conto subito se ci sono delle cose che a grandi linee quadrano e non quadrano. Una delle cose, diciamo, essenziali da questo punto di vista è che voi potete ridurre drasticamente una serie di errori. Una delle robe essenziali, diciamo, che riguarda questa parte qui è la distinzione che molte imprese non fanno mai tra chi è il buyer e chi è l'user. Chi è l'utilizzatore del prodotto e chi è che caccia i soldi per il prodotto. Molte volte tu leggi un business plan e arrivi alla fine del business plan e ti accorgi che chi ha redatto il business plan non ha capito che il suo utilizzatore era ben diverso dal suo buyer, ok? Esempio tipico di buyer e di users. Chi caccia i soldi per i videogiochi? I genitori, ok? Non il ragazzino. Quindi tu devi convincere il ragazzino, ma alla fine della giornata il ragazzino deve convincere i genitori e poi i genitori devono cacciare i soldi. Allora, avere una struttura logica di questo genere ti aiuta a riflettere immediatamente sulla congruenza o sull'incongruenza di alcuni punti, sulla coerenza del quadro complessivo, ok? Il mio prodotto è un cellulare che si connette ad internet, che è in grado di spararmi le mail, che è in grado di farmi sentire la musica, che è in grado di far questo, che è in grado di far l'altro. Qual è il tuo segmento di clientela? Le persone da 75 anni in su. Paradosso, no? Adesso l'ho detta in termini, diciamo così, paradossali. Però per farvi capire che spesso questo è un problema, cioè qui ti rendi conto subito se c'è qualcosa che non funziona tra quello che proponi e le persone a cui lo vai a proporre, ok? Quindi questo è un po' il vantaggio. Allora, come si fa? Come si redige un modello di business? Una delle prime cose è quella di mettere nero su bianco le proprie idee, è quella di interrogarsi su una serie di batterie di quesiti chiave. Allora, le domande sono sempre le stesse, perché lo fai, disperata ragazza mia. Allora, le domande sono: offerta, cosa si intende offrire, clientela, a chi si intende offrirlo, infrastruttura, come lo si intende offrire, fattibilità finanziaria, per quanto lo si intende offrire. E questa è un po' la prima illustrazione. Questa è l'area dell'infrastruttura, vi faccio vedere come si genera una roba di questo genere. Questa è l'area dell'infrastruttura, come, questa è l'area dell'offerta, cosa, questa è l'area della clientela, per chi, questa è l'area della fattibilità finanziaria, per quanto. Allora, con riferimento alle singole componenti, queste sono le batterie di quesiti chiave che dovete cominciare a porvi. Qual è l'offerta di valore rivolta ai clienti? Qual è il prodotto o servizio? Proposta di valore. Chi sono i nostri clienti? Segmenti di clientela. Con la distinzione che facciamo nel caso della nostra impresa sociale, qualora ci fossero anche dei beneficiari, chi sono, qualora ci fossero anche dei finanziatori, chi sono i nostri finanziatori, chi sono i nostri donor, chi sono i nostri beneficiari, chi sono i nostri utenti. Canali, in che modo l'impresa raggiunge ognuno dei segmenti di clientela che ha individuato. Relazioni della clientela, come garantiamo questa relazione con la clientela ai fini dell'attirare, del mantenere e dell'incrementare i clienti. Flusso dei ricavi, in che modo si fanno i ricavi. Risorse chiave, quali asset sono indispensabili per l'operatività quotidiana dell'organizzazione. Quali sono le attività e i processi più importanti per le attività chiave. Chi sono i partner e i fornitori più importanti per le partnership chiave. Quali sono i costi più importanti. Quali sono i benefici sociali e quali sono i costi sociali. Si è stancato? Andiamo avanti. È morto? Aspetta.
Mi sa che si è scaricato, boh. bloccato. Sì, mi sa che si è bloccato il computer. Aspettiamo un attimo. Ah, sta andando. Ok. Allora, questa è la seconda illustrazione. Scusate. Questa è la seconda illustrazione. Le partnership chiave, le risorse chiave, le attività chiave, la proposta di valore, le relazioni con la clientela, i canali, i segmenti, flusso dei ricavi, struttura dei costi e più giù ci sono i costi sociali, i benefici sociali. Allora, tenete conto di questo. Qualsiasi modello di business può essere interpretato come un insieme di scelte. Queste scelte sono la risposta operativa a quelle che sono le domande che ci siamo fatti precedentemente. Quello che dovete generare è un meccanismo che sia potenzialmente in grado di autosostenersi sul versante finanziario, al netto dei potenziali contributi provenienti dall'esterno, al crescere della scala delle operazioni. Che te sei brava a soddisfare i bisogni di 3 persone non mi serve a niente, ok? Un'impresa è tale quando è in grado di scalare, ok? Quando è in grado di far fronte alla crescita della domanda senza che i suoi costi incrementino più che proporzionalmente, perché altrimenti non siete un business. Ok? Questa è la scalabilità. Il concetto di scalabilità è questo. Cioè il fatto che siete in grado di sostenere una crescita della domanda, che siete in grado di sostenere nel caso dell'impresa sociale una crescita dell'utenza, che siete in grado di sostenere una crescita dei beneficiari, senza al contempo subire un incremento più che proporzionale dei costi. Perché se così è, sì, perché se così è non siete praticamente, grazie, se così è non siete praticamente sostenibili. Ok? Se non siete in grado di scalare, non siete sostenibili. Il vostro modello di business deve essere inoltre ripetibile. Ok? Deve avere il requisito della ripetibilità. Questo che cosa significa? Significa che per portare la vostra proposta di valore al vostro beneficiario, voi ogni volta farete la stessa identica cosa. Significa che il vostro ciclo delle vendite è sempre lo stesso. Significa che per portare la mia proposta di valore a Giovanni, non devo fare cose completamente diverse da quelle che faccio per portare la mia proposta di valore ad Antonio o a Francesca o ad Alessandra, ok? Non devo stravolgere completamente il mio business. Significa che per vendere ad Antonio io utilizzerò le stesse tecniche e dovrò pagare le stesse e subirò gli stessi costi che per vendere a Francesco, ok? Questo è il requisito della ripetibilità ed è importante, ok? Significa che tu fai sempre le stesse operazioni che hanno sempre lo stesso costo. Perché anche qui, se come impresa sociale, per servire hai individuato i tuoi segmenti di clientela, per servire nell'ambito del tuo segmento di clientela specifico, cioè degli utenti, dei beneficiari che hanno le stesse caratteristiche, le stesse medesime caratteristiche che possono definirsi un gruppo omogeneo, beh, se tu nell'ambito di questo gruppo omogeneo diciamo, soddisfare le esigenze di Francesco, devi spendere 12 volte di più rispetto a quello che spendi per soddisfare le esigenze di Antonio e fanno parte dello stesso gruppo, non ci siamo, non saremo sicuramente sostenibili. Quindi questi sono i requisiti, no? La scalabilità e la ripetibilità. Allora, nella fase iniziale di un progetto imprenditoriale, le risposte ai precedenti quesiti sono raramente ben delineate, complete e bilanciate. Quindi quello che dobbiamo fare è intraprendere un percorso di apprendimento e di focalizzazione. Cosa che dovete ricordare? Un modello di business descrive la logica, cosa portiamo a casa? Un modello di business descrive la logica attraverso la quale un'impresa crea, distribuisce e cattura valore. È composto da 9 elementi chiave, cui aggiungete 2 elementi chiave nel caso dell'impresa sociale. Questi elementi possono essere visualizzati in un diagramma che si chiama Business Model Canvas.
raccontiamola, i 9 elementi di base sono segmenti di clientela, flussi dedicati, proposta di valore, partnership chiave, ma è un mantra, ok? Ripetetelo come un mantra, eh? Risorse chiave, canali, attività chiave, le relazioni con la clientela, struttura dei costi, costi sociali e benefici sociali. La logica di integrazione è questa. Un'impresa si rivolge a uno o più segmenti di clientela, cercando di risolvere i problemi dei clienti e soddisfando le loro esigenze attraverso una proposta di valore che viene distribuita e venduto, arriva agli utenti e beneficiari attraverso dei canali e che viene supportata attraverso delle relazioni con ciascun segmento di clientela. In caso di successo, il valore offerto si tramuta in un flusso dedicato in impatto sociale. Tutto il meccanismo è reso possibile da una serie di risorse indispensabili per offrire e distribuire valore e da un insieme corrispettivo di attività chiave che possono essere entrambe date in outsourcing o, un'altra parola in inglese, o acquisite dall'esterno. E tutto il meccanismo a fronte dei ricavi genera determinati costi e un impatto sociale. Un impatto sociale che è un impatto sociale che va considerato netto, quindi come somma tra benefici e costi sociali, ok? Questa è l'illustrazione visuale, questo è dove arriveremo, questo è quello che imparerete a fare. Ci ho messo 3 ore per fare una roba di sto genere, però devi darmi atto che è fatta bene, è fantastica, no? Guarda che roba, eh? Simpatica, eh? La mia fidanzata dice che la mia compagna dice che io ho sbagliato mestiere, devo fare il fumettista, sì. Allora, qui c'è la frase bella, no? Cioè, dobbiamo sempre mettere una frase carina, no? Un viaggio di 1000 miglia comincia sempre con un primo passo, è normale. Allora, quello che facciamo è cominciamo a ragionare su quelli che sono i segmenti di clientela. Quindi cominciamo a entrare in questo ambito qui, in questo settore qui. Allora, i segmenti di clientela consistono nei differenti insiemi, attenzione alle parole che sono importanti, differenti insiemi omogenei di individui o organizzazioni, perché voglio dire, potete anche essere in un business to business, ok? I vostri clienti possono essere delle organizzazioni, non delle persone fisiche, ok? Che l'impresa intende raggiungere o servire. Il raggruppamento nei clienti in insiemi omogenei lo chiamiamo segmentazione, ok? Quindi quando parliamo di segmentazione parliamo del raggruppamento dei clienti in insiemi che sono tra loro omogenei. Che cosa significa insiemi che sono tra loro omogenei? Quando è che i clienti sono raggruppabili in segmenti ben distinti? Quando è che possiamo mettere Antonio, Francesco, Alessandra, Elisa nello stesso insieme? Che caratteristiche? Quando condividono lo stesso bisogno, poi? Quando hanno modelli di comportamento simili, ok? Quando hanno lo stesso potere d'acquisto, poi? Quando sono geograficamente, insistono geograficamente nella stessa area. Dovete trovare degli elementi in comune. Quindi quello che possiamo dire è che possiamo distinguere tra diversi. Cos'è che ci permette di distinguere tra diversi segmenti? Segmento 1, segmento 2 e segmento 3. Il fatto che i clienti richiedano un'offerta distinta. Ok? Richiedano un'offerta distinta. E significa? Significa che a me piacciono i SUV. E condivido questa mia passione con altre 10 persone. A noi SUV ci fanno schifo perché amiamo i fuoristrada, è un altro segmento, gli amanti del fuoristrada. A noi ci piacciono le macchine a metano, è un altro segmento ancora, no? Richiedono un'offerta distinta. Sono raggiungibili con differenti canali. C'è gente che non vuole nemmeno sentir parlare del canale
del canale web. C'è gente che su internet non ha comprato e non comprerà mai, ok? Non si fida, insomma, non vuole lasciare dati di carta di credito, PayPal è un'entità malefica, ok? Richiedono relazioni differenti, hanno diversi livelli di profittabilità, vogliono pagare per differenti sottoinsiemi della proposta di valore. Pensate alle banche, no? C'è il personal banking che è una cosa che si fa per i clienti più facoltosi, ok? Le persone normali vanno dallo sportellista, no? Le persone normali vanno dallo sportellista. Quando arriva invece in banca quello che c'è il grano, che succede? Prego, si accomodi nella saletta per i veri VIP, prenda il caffè, insomma, adesso le spiego che cosa possiamo fare con i suoi soldi, ok? Perché? Perché sono due segmenti di clientela distinti che hanno bisogno di essere serviti in un altro modo, ok? Pensate, voglio dire, a quelli che in banca non ci vanno mai perché hanno l'internet banking, ok? Beh, quello è un cliente ben distinto da quello che ha 7 miliardi e li deve far fruttare, no? Per quello c'è il personal banker. Per noi c'è l'assistenza telefonica con l'operatore magari automatizzato quando abbiamo qualche casino, qualche problema, no? Quindi questo è importante, una cosa che dovete imparare a fare è a segmentare correttamente il mercato, una cosa che dovete imparare a fare è a capire essenzialmente chi sono i vostri clienti, ok? Perché? Perché sostanzialmente più siete precisi nell'identificazione dei vostri segmenti di clientela, minori saranno i costi che dovrete sostenere per raggiungere questi segmenti di clientela, maggiore sarà la probabilità di tarare la proposta di valore sui loro effettivi bisogni. Ok? Spendete di meno. Se riuscite ad individuare perfettamente chi sono i vostri clienti, spendete di meno. Spendete di meno e riuscite a tarare la vostra proposta di valore su quelli che sono i loro effettivi bisogni, ok? Quindi la prima domanda fondamentale cui un'azienda deve rispondere è: chi è il tuo cliente? Esistono diverse cose che si fanno. Una delle robe, diciamo così, fondamentali è la compilazione del cosiddetto template persona. Che cos'è un template persona? È uno strumento che noi utilizziamo per fare, diciamo così, per fare mente locale su quello che è il nostro cliente, il nostro ipotetico cliente, ok? Allora, come si fa una roba di questo genere? Si fa così, si comincia a ragionare su chi è il tuo potenziale cliente, inserendo degli elementi di natura demografica, no? Allora, qui ci mettiamo la demografia, qui ci mettiamo l'ambiente, anzi la demografia la mettiamo qua, demografia, qua ci mettiamo i comportamenti, aspirazioni. Allora, cominciamo a ragionare un po' su questo, vediamo come si struttura praticamente un template persona, no? Allora, io il cliente me lo devo immaginare che sta facendo qualcosa, che è quello che fa, diciamo, abitualmente, no? Ad esempio, allora, produco e vendo skateboard, chi è il mio cliente? Il quindicenne, il bimbo minchia? No, beh, lo skateboard è del 15. Io ci sono andato fino a 40, quindi. Allora. Si muore, ogni tanto si muore. Allora,
Cominciamo a ragionare un attimo sull'ambiente, ok? Ragioniamo un attimo sull'ambiente. Poi ragioniamo un po' su quelli che sono i comportamenti, poi ragioniamo sulla demografia, su quelle che sono le aspirazioni. Allora, andiamo sulla demografia, no? Abbiamo detto che... datemi un'età. 15? Dai 15? 15-40. No, non va bene 15. Allora, cominciamo a ragionare su questo. Mi avete detto 15-40, ok? La forbice è troppo ampia, secondo me. Perché è troppo ampia? Perché cambia completamente sia il bisogno, sia la possibilità di soddisfare autonomamente quel bisogno. Cambia questo, cambiano anche quelle che sono le aspirazioni, no? Cioè, voglio dire, io a 40 anni, per quanto mi piaccia, insomma, voglio dire... Ho qualche aspirazione un po' diversa dal bimbo minchismo, quindi questa è un po' una cosa che, insomma, no? È una cosa che devo un attimino valutare, no? Allora, diciamo che restiamo un attimo tra i 15 e i 20 anni, va? Siamo... Allora, siamo tra i 15, è vero, però stiamo tra i 15 e i 20, ragioniamo un po' su questa fascia qua, 15-20 anni. Allora, l'ambiente, dove sta questo? Dove ce lo immaginiamo? Per strada. Come luogo sociale? Scuola, università, palestre. Ma in questo momento, se doveste figurarvelo, dove ve lo figurereste? Eh? Per strada, ok. Allora ce lo figuriamo. Sì, siamo concentrati sullo scherzo. Lo mettiamo per strada, ok? Ok. Allora sta per strada. E questo è proprio il nostro animaletto metropolitano, no? Il nostro animaletto metropolitano che sta per strada, qui c'ha. Sta per strada, sì, ma dove? No, dove sta? In città, in un posto dove ci sono i gradini, dove si trova? Non contesti rurali, ok, benissimo. Allora, non contesti rurali, quindi qui c'è una città sostanzialmente, ok? Allora, abbiamo detto che non sta in un contesto rurale, può stare, che ne so, io li ho visti sui sagrati delle chiese, li ho visti che si buttavano, insomma, no? Cosa abbastanza... Anche nei parchi, ok? Dove ci sono le rampe? Anche nei centri commerciali, fuori centri commerciali, benissimo. Allora avete una vasta gamma di possibilità, no? Per questo diventa importante perché? Perché dove li andate a intercettare? Ok? Diventa importante visualizzare per sapere dove li andate a intercettare. Se il mio cliente rappresentativo passa, per esempio, le sue giornate al computer, il mio cliente rappresentativo è uno che vuole fare l'aspirante imprenditore nel settore tecnologico, nel settore digitale. Passa le sue giornate al computer, ok? Allora io devo immaginarmelo al computer. Quali sono i suoi comportamenti, no? L'imprenditore tecnologico, per esempio, di solito è uno che legge TechCrunch, ok? O che acquista per esempio in Italia determinate tipologie di riviste. Questo significa che io, se lo devo intercettare attraverso degli ads, o lo intercetto, che si frequenta questo? Lo skater che cosa legge? Ma guarda che invece, guarda che i nostri centri urbani sono... Nelle grandi città. Sì. Stanno tornando. Allora, scusate, allora ve lo immaginate, io me lo immagino che è abbigliato, me lo immagino che c'ha le Vans. Poi mi immagino che c'ha. La bomboletta spray fa anche i murales. Questo può essere un comportamento, fa i murales. No? Legge cosa legge e ci mettete cosa legge, ok? Che tipo di musica ascolta?
musica, musica rap, anche un po' di punk. Io mi ricordo che i Green Day, mi scassavo con i Green Day quando ero... Ok, allora ci mettiamo l'indie. Poi? Cioè, quali sono le sue... c'è la fidanzata? Assolutamente, c'è la fidanzatina o no? O non gli frega niente della fidanzatina? Sì, perché poi che è se no perché se lo compra lo skate? C'è la fidanzatina, lo skate è un mezzo per fare il figo, è uno stile di vita, cioè sono tutte cose, quello che vi sto dicendo è, queste sono tutte cose su cui voi vi dovete andare ad interrogare, quanto più siete precisi nell'identificazione del vostro segmento di clientela, nel vostro cliente rappresentativo, quanto più siete in grado di stilizzare perfettamente questa persona, tra virgolette, tanto più sarete in grado di generare una proposta di valore, quindi di vendergli dei beni e dei servizi che sono tarati sulle sue esatte esigenze. Questo ha anche dei vantaggi in termini di marketing, ok? Che significa che ha anche dei vantaggi in termini di marketing? Significa che se sto mirando, ancora ritorno sulla storia degli imprenditori tecnologici che mi sono cari, se sto mirando all'imprenditore tecnologico, se io devo offrire un servizio di workshop per gli imprenditori tecnologici, l'ads, la pubblicità, non ce la vado certo a fare sul sito di Novella 2000, ok? Perché non lo guarda? Lui guarda TechCrunch e quindi devo stare su TechCrunch. Però avete detto che odiavi sociologi, e invece no. Perché questo è il mio pensiero. Sì, da quando hai cazzato, mi hai richiamato un sacco. Dico, dico un sacco di cazzate. Io ho detto prima lui sta cosa. Certo, è fondamentale. E capite, allora dovete essere precisi. E per essere precisi dovete avere una chiara rappresentazione di chi è e cosa fa il suo cliente, ok? È importante, ho detto, si dice proprio stare una giornata nella vita del cliente, passare una giornata nella vita del cliente per capire che cosa fa questo cliente. Ricordate, quanto più siete precisi, tanto più risparmiate, tanto più non sparate a ventaglio, ma mirate dritti al punto. E questo vi consente di risparmiare delle risorse, ok? Quando è che un segmento possiamo definirlo attrattivo? Quando è omogeneo, quando ha una rilevanza dimensione economica, una rilevante dimensione economica, quando è accessibile, perché se non è accessibile in termini di risorse e di competenze, mi piacerebbe avere quelli come miei clienti, ma non posso arrivarci. Non ho le risorse per arrivarci, non ho le competenze per arrivarci, non sono un buon segmento di clientela, no? E deve essere anche difendibile dai concorrenti, ok? Quindi è essenziale che voi sappiate chi è il vostro cliente, ok? A chi state rivolgendo la vostra proposta di valore? È un punto fondamentale. Ed è essenziale sapere chi non sono i vostri clienti. Ricordate che un'azienda, una startup non può mai essere tutto per tutti. Ok? No, non fa parte del vostro business l'essere il tutto per tutti. Dovete essere qualcosa per qualcuno. Quindi è importante sapere anche chi non sono i vostri clienti. Apro un magnifico autosalone dove vendo macchine di extra lusso, con una magnifica officina per macchine di extra lusso. Maserati, Lamborghini, Dal Lago, Ferrari. Chi è il mio cliente? Andiamo in dettaglio. È uno che c'ha i soldi. Allora, il mio cliente, allora come lo chiamiamo il mio cliente? Lo chiamiamo ricco di nome, eh? Dagli un nome, dagli un nome, devi dargli un nome, devi dargli anche una un'immagine, eh? Devi dargli un nome e devi dargli un'immagine. Vincenzo. Un businessman, è un businessman, uno che lavora nell'ambito finanziario, per esempio, ok? O un industriale, un industrialotto, no? Diciamo, nell'ambito della finanza si fanno i soldi più semplicemente. Allora, diciamo che lavora in ambito finanziario, no? Diciamo, eh?
I politici però non se le comprano quelle macchinone, non, quelle le paghiamo noi. Allora, ok, diciamo che il vostro cliente è questo qui che ha, quanti anni ha? 42-43 anni, no? C'ha una quarantina d'anni, ok? Allora, ha fatto l'università, si è laureato brillantemente, e mentre faceva l'università ha conosciuto questa ragazza, si sono fidanzati, lei faceva sociologia e lui faceva economia e indirizzo finanza. Allora si sono messi insieme, lui molto determinato, no? Lui molto determinato, faccio questo, gli esami, brillante, brillantissimo, si laurea bene, si laurea in fretta, comincia a lavorare nel mondo della finanza, nel frattempo si sposano, ma giusto perché me lo chiedi, ci siamo sposati, facciamo anche il primo figlio, ma giusto perché me lo chiedi, perché nel frattempo io sono proiettato sul fare i soldi, sul fare quanti più soldi possibili, e in effetti faccio un sacco di soldi. Comincio a faticare come una bestia, lavora come una bestia, No, lei ha un lavoretto, nel frattempo però ha fatto il primo figlio, quindi deve badare al primo figlio, e insomma, voglio dire, è una roba seria, una roba gravosa, no? Lui nel frattempo comincia a lavorare, la sera non ritorna mai a casa prima delle 10, guarda pochissimo il figlio, comincia ad avere anche una segretaria, com'è questa segretaria? Questa segretaria è una ragazzetta molto avvenente, insomma, e lui è sempre così, no? Sempre al di là, non lo so in cosa è laureata, però lui va sempre al sodo, c'ha questa idea che deve fare un sacco di soldi, e fa davvero un sacco di soldi, sacrifica tutta la sua vita personale, nel frattempo le cose cominciano ad andare male, allora provano a fare il secondo figlio per vedere se riescono a riparare un po', però in realtà non riparano fino a quando non arrivano al divorzio, ok? Non arrivano al divorzio, lui adesso ha 44 anni, è divorziato, però ha tanti soldi, quindi può mantenere la moglie e i figli, continua a lavorare come una bestia dal lunedì al venerdì, poi che cosa fa il sabato? Il sabato esce, va nei locali, ha le escort, insomma, si diverte alla grande. E questo è il mio cliente. Questo è il cliente a cui io vado a vendere la Maserati. Perché che cosa sta comprando se compra la Maserati? Sta comprando lo status symbol, no? Voglio dire, cazzo, sono arrivato, c'ho una carriera impressionante, quante donne voglio le ho, adesso mi serve una Maserati, mi serve una Lamborghini, no? Quindi questo è il mio cliente, ok? Questo è il mio cliente, 42enne, divorziato, con una barca di soldi, che non ha problemi, che ha anche la barca, e adesso comprerà una Lamborghini perché così, così realizza e completa con Lamborghini la sua ascesa e ha raggiunto un determinato status sociale, ok? Voi siete il proprietario dell'autosalone, a un certo punto, i primi giorni di apertura, arriva Francesca, una Volvo scassata, tre figli dentro la Volvo, e dice: ciao, come stai? Non ci vediamo dai tempi dell'università. E ho aperto questo autosalone per gente ricca. E Francesca dice: senti, ma mi fai vedere un attimo la macchina? Perché sai, c'è un problema, ma io ti pago. Allora tu cominci a pensare: ma caspita, io ho un'officina sui primi giorni di lavoro. E gliela devi far aggiustare la macchina. Francesca, è un tuo cliente? Francesca è un tuo cliente o no? Stiamo andando per paradossi, stiamo ragionando su cose, però la morale della storia è abbastanza semplice. Francesca è il tuo cliente? No, non è il tuo cliente. La macchina non dovresti aggiustargliela. Perché non dovresti aggiustargliela? Che cosa succede se Giovanni, il figo arrivato a 42 anni, che si deve comprare la Lamborghini, arriva e trova lì Francesca con la Volvo parcheggiata fuori? Cosa vede? Vede la moglie, vede i suoi problemi, vede i suoi problemi, si trova in faccia i suoi problemi, si trova in faccia i 4.000 euro che deve dare ogni mese alla sua ex moglie, perché quello è proprio il prototipo della sua ex moglie, ok? La morale di questa storia, molto brutale, no? Raccontata così per iperboli, però la morale di questa storia è proprio banale, ok? State attenti a quelli che non sono i vostri
clienti, sempre. Questa è una roba che, diciamo, è fondamentale, soprattutto in quelle attività che sono business oriented. State attenti a quelli che non sono i vostri clienti. Quella non è una vostra cliente, assolutamente. La macchina la deve portare ad aggiustare da un'altra parte. Se entra Antonio e vede la sua tragedia personale, lì dentro non si compra più la Lamborghini. È terrificante, ma è così. Non è un vostro cliente. Allora, un'azienda può di solito servire un solo grande gruppo di clienti che ha problemi e bisogni simili. Pensate al caso dell'elettronica di consumo, no? Un'azienda può operare su un mercato di nicchia, può servire dei segmenti di nicchia. Sono le aziende iper specializzate, sono praticamente i cosiddetti fornitori, e siamo nell'ambito della relazione tra cliente e fornitore. Un'azienda può servire un mercato che è segmentato, a cioè dei segmenti di clientela che sono simili, ma con variazione nell'entità e nella tipologia dei bisogni e dei problemi, ok? L'esempio tipico è quello delle banche, dove avete servizi standard per i clienti fino a X euro e servizi personalizzati per i clienti che sono ricchi, ok? Che in banca ci portano un sacco di soldi. Allora, dovete tener conto che quando scegliete queste particolari forme di segmenti di clientela, poi avete delle ripercussioni su tutte quelle che sono le altre componenti del canvas, ok? Il fatto di rivolgermi a una clientela ricca in banca, cioè di avere diciamo, come segmenti di clientela sia i ricchi sia le persone che hanno fino a X euro nel conto corrente, implica che le relazioni con la clientela sono diverse. Con la persona ricca vi rapportate in un modo, cioè una relazione personale, e la attirate nel vostro imbuto delle vendite, come si chiama e come vi specificherò domani, con determinate metodologie. Diversamente con le persone che hanno fino a X euro, la relazione punterà ad essere quanto più automatizzata possibile. Lo stesso per quanto riguarda il canale di distribuzione del vostro prodotto, che in un caso può essere fisico e nell'altro può essere virtuale. Ok? Tenete conto che quando i blocchi dei canvas sono vicini, incidere in un blocco implica dei cambiamenti negli altri blocchi. Allora, i segmenti di clientela possono essere non correlati e possono avere problemi e bisogni molto diversi. Ci sono imprese che servono segmenti di clientela non correlati. Un esempio in questo senso è costituito da Amazon. Pensate a quelli che sono i segmenti di clientela di Amazon. Amazon che cosa vi offre? Cosa ti offre Amazon? Cosa ti offre? Beni, no? Beh, ok. Allora, offre beni. Poi cos'altro offre? Quello fa parte delle caratteristiche accessorie della proposta di valore e ci arriveremo. La proposta di valore non è solo il bene sono anche gli accessori, i servizi che vengono offerti con il bene. La facilità di trovare il bene, ma qui parlo proprio dell'offerta di Amazon. Amazon offre, allora se ci ragionate bene, Amazon offre beni, prodotti. C'ha il suo marketplace dove ti puoi comprare le batterie per i cellulari, ti puoi comprare le pellicole per i cellulari, ti puoi comprare i libri, i DVD, le sedie, i divani. Adesso, insomma, ha tutte le categorie merceologiche nel suo marketplace, no? Amazon però offre anche i servizi di cloud computing, ok? Sapete come funziona Dropbox? Sapete cos'è Dropbox? Quanti server c'ha Dropbox? Allora, Dropbox è un servizio che ti permette di condividere che cosa? Scusatemi, è un servizio che ti permette di avere, diciamo, uno spazio web dove tu puoi mettere tutti i tuoi file, ok? Quei file stanno fisicamente dove? Ma in alcuni computer. Tu li metti in alcuni computer, no? Ok? Che si chiamano server. Ok?
Allora, quanti server ha Dropbox? Eh? Penso pochissimi. Ne ha pochissimi di server Dropbox. Perché ne ha pochissimi? Perché ne ha pochissimi? È fantastica, l'imprenditorialità tecnologica è fantastica, perché poi scoprite delle cose fantastiche. Perché si appoggia sui server di? Nostri. No. Tu quei file che hai su Dropbox, quei file sono ospitati su un server, ok? Che non sono però server di Dropbox, sono server di Amazon, ok? Sono server di Amazon che da un po' di tempo a questa parte che cosa fa? Noleggia i suoi server. Per cui sostanzialmente Amazon noleggia i server a Dropbox, paga una fee per questo, paga dei soldi per questo noleggio, e quindi i vostri file sono ospitati sui server, sui computer di Amazon. E perché Amazon ha fatto questo? Perché Amazon a un certo punto si è trovato con un eccesso di capacità, no? Di questi server. Ha detto: che cosa faccio con questi, cosa faccio con tutta questa, questo spazio, con tutti questi giga in più che ho, che non mi servono rispetto a quelle che sono le mie esigenze di marketplace? Lo vendo questo spazio. Quindi Amazon vende servizi di cloud computing alle aziende. E una delle aziende a cui vende questi servizi è Dropbox, che ha pochissimi server. Ok? Siamo nel caso in cui abbiamo dei segmenti di clientela diversificati. Ok? Da un lato qui ci siamo noi come clienti di Amazon, e dall'altro ci sono le imprese che acquistano servizi di cloud computing. Interdipendenti. Abbiamo dei segmenti di clientela interdipendenti quando questi segmenti di clientela sono necessari entrambi per far funzionare il modello di business. Il business delle carte di credito è un business basato su segmenti di clientela interdipendenti. Perché è basato su segmenti di clientela interdipendenti? Perché è basato su segmenti di clientela interdipendenti il business delle carte di credito? Perché sono il venditore e il consumatore. Perché da un lato avete chi la carta di credito la deve accettare, cioè i commercianti, e dall'altro avete chi la carta di credito la deve usare, cioè quelli che si fanno la carta di credito. Come di esiti.me, io ho due segmenti di clientela che sono indispensabili l'uno all'altro. Quali sono questi segmenti di clientela? Da un lato i dottori, le cliniche, i laboratori di diagnostica, dall'altro chi ho? I pazienti. E se io non ho, se io non amplio come prima cosa il numero dei miei utilizzatori che sono potenziali pazienti, nessun medico salirà a bordo della mia piattaforma. Perché mi dice: io non lo pagherò mai un abbonamento se tu non hai una platea di potenziali utenti beneficiari. Come funzionano i giornali online? Anche i giornali online sono delle piattaforme. Anche Google Search è una piattaforma, se ci riflettete bene. Considerate Google, considerate il business di Google. Allora, Google Search. Google Search è il motore di ricerca Google. Il prodotto è il motore di ricerca. Ok? Benissimo. Voi utilizzate Google Search perché fate le vostre ricerche su Google. Qual è la proposta di valore di Google? Cominciamo a ragionare un attimo. Qual è la proposta di valore di Google? Che cosa ti permette di fare Google? Di raggiungere contenuti internet di cui hai bisogno in un tempo pari praticamente a zero, no? Sostanzialmente. Cioè fa una ricerca per te in base alle due parole chiave, quindi possiamo dire tutta l'informazione di cui necessiti in un determinato istante è a portata di click. Ok?
tutta l'informazione che è sparsa, guardate che cosa incredibile, no? È meravigliosa anche, tutta l'informazione che è sparsa sui computer di tutto il mondo in un su un determinato argomento, punto di tuo interesse, a portata di click. Guardate che è una cosa... Quanto dovrei pagare per un servizio di questo genere? Ragionateci un attimo. Imparate a dare il valore alle cose, no? E poi a capire anche perché il mercato, contrariamente a quanto dicono molti, è una cosa bella da questo punto di vista. Mi stai a guardare con l'occhio del sociologo che dice il mercato fa schifo. Assolutamente no. Allora, ragioniamo un attimo su questo, no? Quanto pagate per fare una ricerca su Google? Non pagate niente. Per voi internauti Google è gratuita. Ok? Chi paga? Paga? Mi sento. Ah, ok. Paga chi fa le? Chi mette le inserzioni. Paga chi mette le AdWords, sostanzialmente. Il meccanismo attraverso cui tu fornisci i tuoi dati è attraverso le ricerche che fai, sostanzialmente. Però, in realtà, chi sta pagando tutto il meccanismo e chi ha generato praticamente un business incredibilmente redditizio sono gli inserzionisti pubblicitari, quelli che pagano affinché la loro inserzione compaia sui risultati della ricerca, no? È il business più redditizio al mondo in questo momento. Però attenzione, attenzione, io incentivo a fare pubblicità su Google perché so che il mio messaggio può arrivare a una platea di un numero spropositato di utenti, ok? Quindi due segmenti sono interdipendenti, cioè dipendono l'uno dall'altro, ok? Perché le aziende fanno pubblicità sui giornali cartacei come Metro che trovate gratuitamente nella metropolitana? Fanno pubblicità perché sanno che quel giornale ve l'ha letto da migliaia e migliaia di persone, ok? Perché Repubblica.it vi fornisce la possibilità di consultare il giornale online e di avere notizie online? Voi non lo pagate quando lo consultate online, non sui cellulari, ma sui computer, no? Sul web. Non lo pagate, no? Eppure, voglio dire, usufruite di notizie, no? Chi è che paga? Sono gli inserzionisti pubblicitari. Ma quello spazio sul web ha un valore, perché gli inserzionisti pubblicitari sanno che c'è un'incredibile platea a cui arriverà il loro messaggio. Ok? Come anche la TV non a pagamento. Assolutamente. Queste sono definite tecnicamente piattaforme bilaterali, quando i segmenti di clientela interdipendenti sono due, o multilaterali, quando i segmenti di clientela interdipendenti sono più di due. Ok? Si definiscono tecnicamente in questo modo. Allora, quali sono le domande cruciali per completare questa parte del canvas? Sono: per chi stiamo creando valore? Quali sono i nostri clienti più importanti? Chi sono i nostri utenti beneficiari, se parliamo di un'impresa sociale? Chi sono i nostri finanziatori o donors? Chi non sono i nostri clienti, i nostri utenti, i nostri finanziatori, i nostri donors? Quando voi andate a ragionare sui segmenti di clientela, sul canvas, e siamo nel caso di una tipica impresa sociale, uno dei vostri segmenti di clientela è costituito proprio dai potenziali finanziatori o dai potenziali donors, dai potenziali donatori. E dovete specificare chi sono. È una fondazione? Che caratteristiche hanno queste fondazioni da cui potete acquisire delle risorse? Dovete specificarlo. Chi sono i vostri utenti, i vostri beneficiari? Dovete specificarlo. Ok? Andiamo avanti e passiamo alla proposta di valore. La proposta di valore è praticamente l'insieme dei benefici che un'impresa offre ai suoi segmenti di clientela, i beneficiari,
attraverso un pacchetto di prodotti o servizi mirati a risolverne i problemi o a soddisfarne i bisogni. La proposta di valore, quando la andrete ad esprimere, potrete esprimerla in due modi: attraverso una sintetica descrizione dei beni e dei servizi che l'impresa offre o intende offrire, e attraverso una sintetica descrizione dei problemi che essa mira a risolvere o dei bisogni che essa mira a soddisfare. Ok? Quindi dovete imparare a compilare una proposta di valore, sia in termini di caratteristiche del bene, sia in termini di caratteristiche dei benefici che recate. Lo abbiamo detto prima nel caso del microfono, ok? Scriverete sui vostri post-it, e questa è una cosa che faremo in seguito, microfono, ok? Questa è il bene che offro, il microfono più impianto amplificazione. Quali sono i benefici? Quali sono i benefici? Possibilità? Di far udire la mia voce in lontananza. Ok? Questo è il beneficio. Allora dovete imparare proprio a ragionare in questo modo qui. Attraverso una sintetica descrizione dei beni, microfono più impianto di amplificazione è una sintetica descrizione dei beni, attraverso una sintetica descrizione dei problemi che si mira a risolvere. E qui abbiamo dato una descrizione del problema, ok? Il fatto cioè che io non sia in grado autonomamente con la mia voce di raggiungere una platea in lontananza, cosa che faccio invece con un microfono. Allora, le proposte di valore, ricordatevi sempre, risolvono problemi o soddisfano bisogni, alleviano disagi o arrecano benefici, e possono farlo in modo completamente innovativo, questo è un primo punto, oppure contenendo un plus, cioè delle caratteristiche e degli attributi diversi rispetto alle offerte esistenti. Ok? Questo è un altro punto essenziale. Offrate qualcosa di completamente innovativo, oppure dovete avere un qualcosa in più, qualche caratteristica in più rispetto a quelle che sono le offerte esistenti. Questo microfono rispetto a quelli che sono i microfoni esistenti non distorce la voce. Questo è un plus, è un qualcosa in più, ok? Quindi ricordatevi che dovete sempre avere una marcia in più rispetto a quello che c'è già. E questo vale anche nel caso delle imprese sociali. Allora, un'impresa dovrebbe impegnarsi nella definizione di una proposizione di valore che sia difficilmente imitabile. Si parla proprio per questa ragione di proposizione di valore unica, individuando uno o più elementi in grado di rendere il prodotto o servizio offerto irripetibile agli occhi dei clienti. Ci deve essere cioè un effetto wow, ok? Cioè, che roba incredibile. L'iPad. Che cosa incredibile. Cioè, resto stupefatto, resto a bocca aperta, no? L'iPhone. Che cosa incredibile. Può anche essere il modo in cui ho costruito l'iPhone a fare la differenza, piuttosto che la gente in sé. In che senso? Nel senso che posso costruire l'iPhone facendo lavorare gli operai. Può essere anche quello, può essere anche quello. Perfetto, 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 perfetto. Potrebbe essere un elemento di irripetibilità e di unicità della tua proposta di valore. È prodotto in una maniera eticamente responsabile e ti faccio anche vedere come, ok? E quello diventa un valore aggiunto. Questo maglione è prodotto in maniera eticamente responsabile. Le oche per fare questo piumino non sono state spiumate come ci ha fatto vedere la Gabbanelli.
Ok? E quello diventa un valore aggiunto. Allora, quali sono le dimensioni del valore su cui potete far leva? Le dimensioni del valore sono il prezzo, sono le prestazioni, e si parla di dimensioni quantitative, o dimensioni qualitative, la dimensione estetica, l'esperienza utente. Le migliori proposte di valore mescolano queste dimensioni, cioè sia la dimensione quantitativa sia la dimensione qualitativa. L'iPhone 5, è, diciamo, sia una macchina che prestazionalmente è una macchina molto valida, dal momento che introduce come novità i processori a 64 bit, ok? Ma è anche una macchina bella. Ok? La dimensione estetica nell'iPhone conta. È anche una macchina in grado di offrire un'esperienza utente incredibile. Si mescolano quindi sia la dimensione qualitativa sia la dimensione quantitativa. Vediamo quali sono gli attributi del valore. Sono una marea gli attributi del valore su cui voi potete far leva. Ok? La novità, la performance, la customizzazione, il getting the job done, il design, il brand e lo status, l'accessibilità, la convenienza e l'usabilità, la riduzione dei costi, il prezzo, la riduzione dei rischi. Questi sono tutti elementi su cui potete operare per far fluire valore verso il vostro cliente. Un bene coperto da garanzia, è un bene che ha più valore rispetto a un bene che non è coperto da garanzia. Perché? Perché voi state aiutando i clienti, se ci riflettete bene, a ridurre i rischi dell'acquisto di un prodotto o di un servizio. Ok? Allora la garanzia è un mezzo attraverso il quale, che è un accessorio del vostro bene, che fa parte del vostro pacchetto. Il consumatore, quando compra un bene con una garanzia, compra il bene più dentro c'è la garanzia, che è un accessorio, una caratteristica in più. Questa caratteristica in più arreca valore, no? E ricordate sempre quando vendete che cioè, cercate di perché acquisto? Come acquirente, perché acquisto un oggetto razionalmente? O acquisto un servizio razionalmente? Razionalmente, Razionalmente, perché lo perché acquisto? mi serve. Che significa ti serve? Qualifichiamo meglio questa tua osservazione. Ti serve per scrivere. Quindi il valore consiste nel fatto che la penna ti permette per scrivere. Ti permette di scrivere. Basta questo? Non Perché non basta. lo utilizzo Cos'altro? come. Attenta, attenta. Fermati. Cos'altro? Ah, ok. Cos'altro ci deve andare dentro? O se la penna mi può rappresentare, per esempio. La prendo Allora, perché. abbiamo centrato una dimensione. Abbiamo centrato una dimensione e la dimensione è il valore. C'è un altro elemento essenziale che mi spinge all'acquisto. Questo valore come deve essere? Questo valore deve essere sicuramente superiore a qualcosa. A che cosa? Al costo, ok? Questo valore deve essere superiore al Parliamo di costo, valore ok? percepito, quindi di un'utilità, non più di una Aspetta, cosa. aspetta, 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 aspetta. Abbiamo detto che questo valore deve essere superiore al costo. Che cos'è il costo di un bene o di un servizio? Il Per prezzo di me. mercato. Per me. Quello che io sono disposto a pagare per quel bene. Ok, e questo che cosa implica per te? Se io caccio i soldi, una rinuncia, quindi un sacrificio economico. Allora, quando è che un bene, un servizio viene effettivamente venduto? Quando colui che l'acquista, quando colui che fruisce di questo servizio, assegna a questo bene o a questo servizio un valore
sicuramente superiore al sacrificio economico in cui deve incorrere per appropriarsi di quel bene o di quel servizio. Ok? Questo è un punto essenziale. Allora, tutto ciò che rende il valore superiore rispetto al sacrificio economico è tutto ciò che vi consentirà di vendere il bene. Ok? C'è sempre questo, in un atto di vendita e di acquisto, c'è sottostante sempre questo, il valore del bene è superiore al sacrificio economico in cui voi incorrete per acquistare questo bene. E questo è uno dei grossi vantaggi del mercato, facciamo una piccola divagazione, consiste proprio in questo. Cioè il meccanismo del mercato è vantaggioso perché? Perché sostanzialmente consente di abbassare il sacrificio economico. Ok? Cosa significa questo? Quando avete una roba, facciamo una piccola divagazione perché mi sembra abbastanza interessante, no? Conoscete tutti le curve di domanda e le curve di offerta, no? Allora, voi qui ci avete praticamente la quantità e qui ci avete praticamente il prezzo di un bene, ok? Più il prezzo di un bene aumenta, più la domanda del bene scende, più il prezzo del bene scende, più la domanda praticamente aumenta, e questa è una curva di domanda. Una curva di offerta si comporta in modo praticamente opposto, e questa praticamente è la curva di offerta. Allora, il fatto che in corrispondenza di questo prezzo ci sia questa domanda significa sostanzialmente che in corrispondenza di quel prezzo ci sono delle persone che sono disposte ad acquistare praticamente quel bene. Ok? Questa è una cosa fantastica. Il mercato stabilisce per un bene una roba che si chiama prezzo d'equilibrio, che deriva dall'intersezione tra la domanda e l'offerta, no? Allora, quando si stabilisce questo prezzo di equilibrio, in corrispondenza di questa quantità, chi era disposto a comprare il bene a questo prezzo pagherà questo. Quindi si sta guadagnando fondamentalmente. Questo è il grosso vantaggio del mercato. Il mercato riduce il sacrificio economico in cui, come acquirenti, dobbiamo praticamente incorrere per appropriarci di un determinato bene o di un determinato servizio. E tutti quelli che stanno fino a questo punto qua, praticamente, stanno tutti traendo dei vantaggi, ok? Tant'è vero che questa roba qui, che ci è assicurata proprio dal meccanismo del mercato, si chiama surplus del consumatore, ok? Il mercato quindi ti riduce il sacrificio economico, questa è una divagazione, diciamo così, una divagazione interessante. Quello che però vi invito sempre a considerare è questa storia del sacrificio economico. Tutto ciò che vi consente di vendere è tutto ciò che aumenta il valore e riduce praticamente il sacrificio economico. Abbiamo detto che una possibilità è quella della riduzione dei rischi. Un altro modo di aiutare, di creare valore per il cliente, consiste nell'aiutare i clienti a ridurre praticamente i costi. Un altro attributo del valore è quello del prezzo. Offrire del valore simile a quello di prodotti o servizi esistenti ad un prezzo più basso o addirittura gratis. Pensate praticamente alle compagnie aeree low cost. Il design è un altro attributo del valore importante, no? Questa è una cosa che ci ha insegnato Apple, che ci ha insegnato Cartel. Il design è una roba importante in un prodotto. Prodotti e servizi con design superiori o prodotti e servizi con migliori architetture di progettazione sono prodotti e servizi che hanno dei valori per i clienti più elevati. Un altro elemento su cui si può incidere come attributo del valore è costituito dal brand o dallo status. Il possesso, l'esibizione e l'utilizzo del bene possono creare per il cliente valore. Abbiamo parlato prima del caso della Lamborghini, no? Possiamo parlare del Rolex, oppure possiamo parlare dell'abbigliamento il surfwear, l'abbigliamento che utilizzano i surfisti, no? Cioè, lì scaturisce un valore che è un valore di natura praticamente identitaria.
per quel cliente possedere quel bene, indossare quella maglietta, una roba che lo fa sentire praticamente appartenente ad una determinata tribù, gli dà praticamente valore. Altro attributo del valore è la customizzazione, prodotti e servizi tagliati su misura dei bisogni e dei problemi di uno o più segmenti. Oggi viviamo in un'epoca in cui molte aziende puntano alla cosiddetta customizzazione di massa e viviamo in un'epoca in cui il valore viene spesso co-creato dall'azienda e dai suoi clienti. Torniamo al caso di Amazon, oppure andiamo su TripAdvisor. Qui siamo in un caso in cui il valore viene co-creato. Quando voi trovate delle recensioni sui prodotti di Amazon, quelle recensioni che cosa fanno rispetto al prodotto e rispetto a noi potenziali clienti? Aumentano il valore fondamentalmente. Perché se io ho intenzione di leggere un determinato libro, trovo 7 recensioni negative, il libro non me lo compro, ok? Quella è co-creazione, perché è una roba che mi sta praticamente incrementando il valore del servizio offerto da Amazon rispetto a quelle che sono praticamente le mie esigenze. Ora, le imprese sociali hanno una caratteristica particolare, devono spesso elaborare una duplice proposta di valore, ok? Il cliente, beneficiario, l'utente che utilizzerà il bene o usufruirà del servizio potrebbe non coincidere del tutto interamente col soggetto che direttamente o indirettamente sostiene l'onere economico dell'acquisto. Se è così, cioè se praticamente chi usufruisce del servizio non paga per usufruire del servizio, se è così, allora voi dovete elaborare due proposte di valore. Una per l'utenza, il beneficiario che beneficia dei suoi prodotti e servizi, e una per le parti terze, che possono essere istituzioni, che possono essere fondazioni, donatori, che ne finanziano praticamente l'azione. Ora, come deve essere la proposta di valore di un'impresa sociale? La proposta di valore di un'impresa sociale dovrebbe avere i seguenti requisiti. Dovrebbe essere dimostrabile nell'impatto a livello non solo economico, ma anche sociale o ambientale o culturale, è tale che i beneficiari possano percepire chiaramente che è rivolta loro. Dovrebbe essere comprensibile per i beneficiari, per il personale dell'impresa sociale, per le parti terze. Che cosa stiamo facendo qui? Che cosa vendiamo qui? Dobbiamo essere chiari su questo punto. Ok? Come stiamo facendo significato, che poi è la cosa più importante. Che torto stiamo raddrizzando? Come stiamo migliorando il benessere della nostra target population? Deve essere rilevante rispetto a quelli che sono gli aspetti salienti del contesto e della cultura dei beneficiari, e abbiamo fatto il caso dell'impianto di depurazione dell'acqua prima. Deve essere credibile, deve essere supportata dall'evidenza, ok? Deve essere conosciuta nell'ambito dell'impresa sociale dei suoi occupati e deve essere facilmente memorizzabile nella sua interezza da coloro che da essa traggono benefici. Cioè il vostro beneficiario deve sapere esattamente di cosa sta usufruendo. Ok? Tutto questo vi sembrerà abbondante, eccessivo, ma vi assicuro che nella realtà, spesso e volentieri, cioè i dipendenti di Google sanno benissimo che cosa fa Google. Organizziamo l'informazione e la rendiamo disponibile gratuitamente. Organizziamo tutta l'informazione del mondo e la rendiamo disponibile gratuitamente. Lo sanno quello che fanno i dipendenti a Google. Deve essere differenziata dalla concorrenza, ok? Deve essere tale che i concorrenti, dove per concorrenti intendiamo la scelta di un'alternativa disponibile o la scelta di non consumare il prodotto o usufruire del servizio, perché anche questa è una scelta. Ricordatevi sempre che uno dei vostri concorrenti più temibili è l'inazione rispetto a quanto offrite. Uno dei vostri concorrenti più temibili è sempre lo status quo. Ok? Non lo faccio. Per delle svariate ragioni. Non voglio usufruire di questo servizio. Tu mi offri questo servizio meraviglioso? Non lo voglio. Vuoi operarmi per la cataratta?
in modo da ridurre una delle prime cause di cecità evitabile, la cecità da cataratta. Tu mi vuoi operare? E perché mi devo operare? È stato per volontà di Dio che io sono cieco. Accetto questa cosa, non devo operarmi, è stata fatta la volontà di una divinità. Caso reale, ne parleremo, Aravind Eye Care System fa sostanzialmente questo, no? Riduce la cecità da cataratta. E ha dei problemi in questo senso qui, nei villaggi dove lo fa. Deve essere manifestamente superiore all'alternativa, inclusa l'alternativa di non consumare il prodotto o usufruire del servizio, deve essere sostenibile dal punto di vista del vantaggio competitivo, dove la sostenibilità del vantaggio competitivo significa che i vostri concorrenti non sono in grado di convergere rapidamente a quello che offrite voi, ok? Non bisogna essere più bravi dei concorrenti per un giorno, non serve a niente. Bisogna essere più bravi dei concorrenti costantemente. E deve essere esprimibile in meno di 50 parole. Questo è un altro vincolo abbastanza importante. Allora, un esercizio che potete fare, che io consiglio sempre di fare, è questo, no? Creare la proposta di valore per un'impresa sociale. Creiamo una proposta di valore per i beneficiari della nostra organizzazione. Scriviamo cosa facciamo, per chi lo facciamo e perché lo facciamo meglio di altri. Allora, e questo è l'esercizietto che dovrete fare con la vostra idea di impresa sociale, se avete appunto un'idea di impresa sociale, e lo fate anche se avete un'idea di impresa puramente for business, perché è importante, no? Allora, il nome della tua organizzazione fornisce che cosa? Prodotti e servizi, che cosa fornite effettivamente? Che sono, quali sono gli elementi chiave di differenziazione? Per chi i beneficiari target e quindi creano qual è il valore, l'impatto sociale a differenza dei concorrenti. Vediamo come si compila una cosa di questo genere esaminando quella che è la proposta di valore di Aravind Eye Care System, che è il sistema, diciamo così, il sistema, il business sociale inventato dal dottor D in India per ridurre la cecità da cataratta, che è la prima causa di cecità evitabile al mondo. Allora, leggervi la storia del dottor D, perché è una storia di innovazione, è una storia di innovazione abbastanza bella e interessante, no? L'Aravind sostanzialmente che cosa fa? Opera essenzialmente solo ed esclusivamente, è un sistema di cliniche, adesso è un sistema di cliniche, che opera praticamente in India e opera solo ed esclusivamente cataratta. Ok? Allora, qual è il modello dei ricavi? Come modello dei ricavi viene adottato quello che in gergo si chiama modello Robin Hood. Faceva Robin Hood, prendeva i ricchi per dare ai poveri. Ok? Allora, loro operano nel privato e fanno... Hai ragione, loro... Ti sto massacrando. Allora, loro operano nel privato e fanno sostanzialmente questo. Operano la cataratta e ogni tot operazioni, mi sembra tre operazioni, che vengono fatte pagare alle persone che hanno la possibilità di pagarle, un'operazione viene offerta gratuitamente a persone che non hanno, agli indigenti, a persone che non hanno possibilità di pagare. Questo è un modello che funziona abbastanza. Allora, come ha fatto il dottor V a realizzare questa cosa incredibile? Allora, innanzitutto ha creato un sistema in cui praticamente una sala operatoria funziona come il McDonald's. Lui dice che l'ispirazione l'ha avuta proprio negli Stati Uniti guardando come funziona un McDonald's. Gli operatori operano 24 ore su 24, solo persone che hanno questo genere di problemi, quindi queste sale operatorie sono tarate per fare solo questa tipologia di operazioni. Ok? Una cosa veramente fantastica. Allora, poi appunto leggervi la storia, perché è veramente una storia bellissima, una storia di innovazione interessante, di come si fa business seriamente nel sociale. Vediamo un po' quella che è la proposta di valore di Aravind Eye Care System in base a quello che ci siamo detti prima. Allora, per quei milioni di persone che soffrono in India di cecità da cataratta, i beneficiari target dell'azione dell'azienda,
L'Arawin Hacker System, il nome dell'organizzazione, fornisce un servizio di diagnosi, trattamento e cura post-operatoria sicuro al 100%, con una probabilità di risoluzione del problema del 95%, questi sono i prodotti e i servizi che offre, a prezzi inferiori al 20% dei prezzi di mercato di servizi concorrenti, questi sono i concorrenti, per coloro che possono permettersi di affrontare una spesa sanitaria, ed erogando invece gratis il servizio ai più poveri. Quest'ultima frase racchiude quelli che sono gli elementi chiave della differenziazione. Quindi avete capito come funziona il suo modello dei ricavi, no? Prezzi inferiori del 20% ai prezzi di mercato per quelli che se lo possono permettere. Invece il prodotto viene erogato gratis a quelli che non se lo possono praticamente permettere, integrando gli sforzi delle istituzioni pubbliche e contribuendo a ridurre drasticamente la cecità evitabile tra le fasce di popolazione più povera. Questa è l'affermazione del valore o impatto sociale. Quando voi mettete su un'impresa sociale, dovete essere in grado, questo è un pilastro, dovete essere in grado di compilare esattamente, precisamente una cosa di questo genere. Ok? Questa deve essere la vostra priorità. Allora, domande cruciali. Quale valore, considerato il cliente, l'utente, beneficiario, finanziatore e donors, quale valore gli trasferiamo? Quale suo problema contribuiamo a risolvere? Quali sue necessità soddisfiamo? Quali insieme di prodotti e servizi gli offriamo? Ci fermiamo 3 minuti? Facciamo una pausetta? Ok.